Da Per un'Europa libera e unita, progetto di un manifesto, scritto sull'isola di Ventotene nel 1941 da Altero Spinelli ed Ernesto Rossi, con il contributo di Eugenio Colorni. La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale che non lo rispettassero. Contro il dogmatismo autoritario si è affermato il valore permanente dello spirito critico. Tutto quello che veniva asserito doveva dare ragione di sé o scomparire. Alla metodicità di questo spregiudicato atteggiamento sono dovute le maggiori conquiste della nostra società in ogni campo, ma questa libertà spirituale non ha resistito alla crisi che ha fatto sorgere gli stati totalitari. Nuovi dogmi da accettare per fede o da accettare ipocritamente si stanno accampando da padroni in tutte le scienze. Le tenebre dell'oscurantismo di nuovo minacciano di soffocare lo spirito umano. La stessa etica sociale della libertà e dell'uguaglianza è scalzata. Grazie Francesca. Do il benvenuto a tutte e tutti a questo incontro e ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici. Il passo che è stato appena letto da Francesca Torre apre il manifesto per un'Europa libera e unita che nacque sull'isola di confino di Ventotene negli anni più bui della guerra tra il 1940 e il 1941, come esito di un lungo dibattito e di un incrocio tra le differenti culture politiche e i diversi punti di vista filosofici del liberale radicale Ernesto Rossi, dell'ex comunista Altiero Spinelli e del socialista Eugenio Colorni. L'incipit del manifesto è una lucida immagine della crisi della civiltà europea, giunta quasi alla soglia della sua autodistruzione. Dopo averne analizzato in sintesi cause e conseguenze, Rossi e Spinelli propongono una soluzione rivoluzionaria, che come diremo supera l'orizzonte del quadro tradizionale, quello nazionale, e implica una decisa svolta nel pensiero e nell'agire politico. A 80 anni di distanza, come mostra anche l'edizione curata da Lucio Levi per gli Oscar Mondadori, il manifesto è divenuto ormai un classico del pensiero politico, spesso citato nel discorso pubblico, ma raramente letto e conosciuto nella sua interezza. Considerato alternativamente come una svolta teorica nel pensiero europeista e un vademecum di formazione di ogni buon federalista, oppure come un documento utopistico e obsoleto da smitizzare e superare, resta tuttora tema di controversia politica, mostrando così la sua vitalità. Il suo messaggio coglie infatti una questione centrale per il nostro tempo e sempre più urgente, la necessità di costruire solide istituzioni sovranazionali a partire dall'Europa per governare sfide di dimensioni globali. Di conseguenza stabilisce una chiara linea di divisione tra coloro che restano ancora chiusi in una prospettiva naziocentrica, oggi li definiremmo sovranisti, e coloro che invece si impegnano nella costruzione di una solida democrazia sovranazionale. Secondo gli autori del manifesto, questa unità sovranazionale, per essere stabile ed efficace, non poteva essere che federale, prevedendo il trasferimento a livello superiore di governo, europeo e poi mondiale, di quelle competenze essenziali, politica estera, difesa, moneta, che consentono di mantenere l'unità e di gestire gli interessi comuni, lasciando autonomia agli Stati membri in tutte le altre materie. Ancora oggi la lettura del manifesto di Ventotene ci consente dunque di comprendere la differenza esistente tra la confederazione di stati auspicata da Giorgia Meloni, che conserva intatto il dogma della sovranità assoluta, e una federazione dotata di istituzioni democratiche con una giurisdizione diretta, anche fiscale, sui cittadini della federazione e fondata su una divisione di competenze tra diversi livelli di governi sancita dalla Costituzione. La chiara comprensione di questa differenza fornisce una cortina di tornasole per capire a che punto siamo oggi nel processo di integrazione europea e in quale direzione dobbiamo muoverci. Il manifesto di Rossi, Spinelli, Colorni ci insegna anche che l'unità europea non è il fine ultimo, ma lo strumento per riprendere il cammino verso il pieno sviluppo della civiltà umana e verso la progressiva unificazione del globo. In tal senso, nel capitolo sulle riforme sociali, il manifesto prefigura un'Europa democratica, solidale, fondata sui principi di libertà e giustizia sociale, impegnata ad abolire la miseria. Nulla a che vedere quindi con quell'europeismo che recentemente Luciano Canfora ha definito come l'ideale dei poteri finanziari e dei benestanti. C'è quindi bisogno di fare chiarezza e di partire dal testo del manifesto federalista preso nella sua interezza per affrontare alcune questioni attuali, come
La crisi di civiltà e dello Stato di diritto, anche dentro i confini dell'Unione Europea. La debolezza della democrazia di fronte all'emergere di nuovi populismi e nazionalismi in un mondo sempre più anarchico e attraversato da conflitti endemici. La necessità di concepire nuove forme di cittadinanza di fronte a società multietniche in cui la mobilità è divenuta la caratteristica principale. L'esigenza di costruire uno sviluppo compatibile in senso ambientale, economico e sociale. E quindi di immaginare nuove forme di welfare e di intervento pubblico per affrontare le profonde trasformazioni economiche e sociali di fronte alle inedite sfide poste da quello che viene ormai chiamato il capitalismo della sorveglianza. È quello che cercheremo di fare in questa serie di 7 incontri, in programma tra febbraio e settembre, e che oggi prende avvio. In ogni incontro è previsto un dialogo tra esponenti del mondo intellettuale, filosofi, politologi, economisti, sociologi, storici, giornalisti e militanti federalisti e rappresentanti della vasta galassia federalista, cui seguirà il dibattito aperto ai partecipanti. Nostra intenzione è giungere all'ultimo incontro del ciclo, previsto per settembre, avendo raccolto una serie di testimonianze audio-video tra esponenti del mondo culturale federalista, per dar vita a un dialogo a più voci che guardi al futuro da costruire per l'Europa e il mondo del XXI secolo. Seguirà verso la fine dell'anno, tra novembre e dicembre, un ultimo incontro in cui saranno coinvolti tutti coloro che negli anni si sono dedicati ad analizzare più a fondo e a promuovere il messaggio del manifesto federalista. Gli incontri sono organizzati da un gruppo di militanti federalisti di recente costituzione, il Meeting Point Federalista, che ora Marco Zecchinelli ci presenterà brevemente. Grazie e benvenuto a tutti e a tutti. Una breve presentazione del Meeting Point Federalista che ha organizzato questo ciclo di incontri. Il Meeting Point Federalista è un luogo di incontro e confronto, libero e aperto, sulle politiche europee e sui temi dell'unità europea, del federalismo e della costruzione della democrazia globale. L'evento di questa sera ha come titolo Crisi di civiltà e Stato di diritto. Il manifesto federalista individuava l'origine della crisi di civiltà nella negazione del principio di libertà, intesa come autonomia sul piano personale e collettivo e come razionalità critica. Nazionalismo imperialista, opposti totalitarismi, forme di neodogmatismo, tra cui le tesi pseudoscientifiche sulla razza, e arresto del processo di emancipazione popolare erano allora le negazioni di questo principio, che Rossi, Spinelli e Colorni stigmatizzavano. E oggi, alla crisi dello Stato di diritto entro i confini stessi dell'Unione Europea, si aggiungono l'emergere prepotente di nuovi populismi e razzismi, la disumanità che la società europea mostra nei confronti dei profughi e il diffondersi di posizioni acritiche, dogmatiche, oscurantiste, che si sviluppano nell'interno di una società globale ipertecnologica e interconnessa. Siamo di fronte a una miscela davvero esplosiva e a nuovi drammatici interrogativi, in cerca di risposte. Per iniziare a dipanare questi temi, stasera dialogheranno Roberta De Monticelli, filosofa, ha insegnato in diverse università in Italia e all'estero. Nel suo lavoro di ricerca ha contribuito a una reinterpretazione della tradizione fenomenologica e ha sviluppato una teoria della persona che si misura con le filosofie della mente e con le neuroscienze. Più di recente ha formulato un'etica civile per il tempo presente e si è occupata anche di federalismo europeo e di Altiero Spinelli. Tommaso Visone, storico del pensiero politico, docente presso l'Università La Sapienza di Roma, che si è occupato di federalismo europeo e idea d'Europa. Sul manifesto federalista ha pubblicato un saggio dal titolo La civiltà moderna nel manifesto di Ventotene, caratteristiche e rilevanza di una figura sui generis. Per il Meeting Point federalista introduce e conduce Giulio Saputo, militante federalista, già segretario nazionale della Gioventù Federalista Europea e caporedattore di Eurobull. È attualmente presidente dell'Assemblea del Consiglio Nazionale dei Giovani. Laureato in storia d'Europa, ha scritto vari contributi sulla galassia federalista. Cedo la parola a Giulio, augurando a lui e a voi un buon dibattito. Grazie mille e benvenuti a tutti. E in realtà ringrazio per tutti i compagni e gli amici che mi hanno preceduto, quindi da Francesca, Antonella, Marco, ringrazio chi si sta occupando della regia e che ha reso possibile in realtà l'organizzazione di questo evento. Quindi ringrazio anche Elias che si sta occupando anche del raccogliere gli interventi e ringrazio i nostri ospiti che sono già stati così correttamente presentati ed introdotti, quindi sia la professoressa De Monticelli che il professor Visone.
Allora, oggi noi andiamo a introdurre un tema che è più attuale che mai. Antonella ce l'ha già detto, cioè noi siamo nell'anno che è quello dell'80° anniversario del manifesto di Ventotene. Manifesto di Ventotene che abbiamo visto è diventato già pluricitato e già diventato un fenomeno per cui anche nella nostra scena politica più attuale vediamo che è mantenuto, tenuto in mano da veramente le forze politiche più disparate. Anche ormai gli ex euroscettici citano il manifesto di Ventotene. Quindi questo evento, questa serie di eventi è fatto anche per chiedersi cioè, quali parole d'ordine vengono utilizzate nel manifesto di Ventotene e anche per cercare di dipanarne, di evitarne una strumentalizzazione di questo manifesto, no? Che ormai è diventato così noto e famoso. L'aspetto andiamo a approfondire è quello del processo, della costruzione della civiltà moderna. Probabilmente un processo e una lente di analisi per analizzare l'attualità che è ancora molto attuale, forse più attuale che mai, perché oggi quella civiltà moderna, quella civiltà europea che era citata nel manifesto di Ventotene è tuttora in crisi, probabilmente perché quello sviluppo che si era immaginato all'interno dello stesso manifesto e che possiamo reimmaginare oggi attualizzato non è ancora mai stato attuato, realizzato, è rimasto una civiltà, quella europea possiamo definire una civiltà incompiuta come ha già anche definito la professoressa. Allora vorrei provare a dare brevemente qualche coordinata, cioè poi chiaramente dal mio punto di vista fortemente soggettivo e chiaramente poi ne chiederei l'approfondimento dal punto di vista accademico ai nostri ospiti. Io vorrei dare per dare qualche coordinata magari a chi sta seguendo il dibattito uno spunto su questi processi, cioè su quello della civiltà, cioè qualche parola d'ordine, diciamo, qualche riferimento, e poi su quello di altri due protagonisti che in questo processo ormai sono ben presenti, che è quello il processo della globalizzazione e quello dell'unificazione dell'Europa. Allora, innanzitutto la civiltà è stata definita in tanti modi, la civiltà diciamo che possiamo accettare una definizione come complesso di fenomeni culturali. Condorcet, anticipandone la definizione che aveva già dato Elias, la definisce come processo, cioè più la civiltà si estenderà sulla terra, più si vedranno scomparire la guerra e le conquiste, nonché la schiavitù e la miseria. Però non dobbiamo dimenticare che se è un processo, è un processo che è plurale. In questo senso è, secondo me, determinante la citazione di Fèvre riguardo alla pluralità del processo, cioè della frantumazione dell'immenso impero delle civiltà in province autonome, però sempre collegate tra loro. Cioè ogni civiltà è collegata e ha un suo percorso nella storia dell'umanità. E in questo senso è molto importante quello, no, che è l'insegnamento di Braudel, che ci dice che non si può scindere una storia interna da una storia esterna delle civiltà che si vanno a analizzare. Quindi se noi ci stiamo occupando oggi della civiltà europea, questa civiltà che non nasce, cioè che è una civiltà in movimento, e la analizziamo quindi come unità storica, non dobbiamo mai dimenticare che questa civiltà agisce e ha, a prescindere dalle sue specificità, un fondamento comune nella storia dell'umanità. Ed è per questo che a maggior ragione oggi cerchiamo di collocarla all'interno dell'attualità, questo percorso che sta compiendo la civiltà europea. Innanzitutto sta compiendo un percorso all'interno di una grande novità, diciamo, che è un fenomeno di pandemia globale che ha rafforzato per una certa fase due diverse tendenze nelle relazioni internazionali che si stanno confrontando in questa fase. Uno è un fenomeno del ritorno del nazionalismo competitivo, l'abbiamo visto con
tutto il grande ritorno sullo scenario globale di personaggi come Trump, ma lo stesso Erdogan, Putin, Modi in India, cioè sono tutti, Bolsonaro in Brasile, cioè sono tutti personaggi che rappresentano il ritorno del nazionalismo competitivo nelle relazioni internazionali, che con la pandemia hanno accelerato in un certo senso un meccanismo di deglobalizzazione. Ma dall'altra parte c'è la reazione multilaterale alla pandemia, no? Di cui per esempio la reazione dell'Unione Europea è stato un grande attore, ne ha presentato una forte alternativa a questo processo in conflitto sul piano globale. Stiamo assistendo anche a quello che poi sono le contraddizioni di questa globalizzazione, cioè la pandemia, cioè con per esempio la diversa ripartizione dei vaccini fra i paesi ricchi e i paesi poveri, ci sta dimostrando che è ancora più vera la matrice, no, dei vinti della globalizzazione nel nord e nel sud del mondo. Quindi, oltre ogni forma di eurocentrismo, quando noi andremo ad analizzare in realtà la crisi della civiltà moderna e la crisi della civiltà europea, parliamo di una crisi della civiltà europea, ma di un attore che è quello dell'Unione Europea, che è fortemente interconnesso nella storia dell'umanità di questa fase e che è un attore che, agendo come attore multilaterale nel piano delle relazioni globali, in realtà svolge delle mansioni di interesse per dare anche un diverso modello di sviluppo possibile del mondo, no? Con il suo esempio, del suo cammino. Per quanto riguarda i due grandi processi, dico veramente due parole, cioè da un lato abbiamo quello di un mondo sempre più cosmopolizzato, un mondo sempre più globale, no? In cui noi vediamo la realtà organizzata intorno all'ideal tipo dello Stato nazionale, ma viviamo in un mondo in cui ormai le relazioni, le interrelazioni economiche e sociali sono dispiegate su scala planetaria, non più statuale. Viviamo in quella società del rischio in cui la pandemia ne rappresenta senz'altro un aspetto, no? In cui lo sviluppo della modernità ha prodotto ormai degli effetti negativi che pongono a repentaglio la stessa esistenza del genere umano. Cioè ormai, no, l'umanità è una navicella nello spazio, cioè è un sistema chiuso. Cioè questo lo vediamo con la crisi ambientale, lo vediamo con la pandemia globale, lo vediamo per esempio con la capacità di autoannientarsi del nucleare, per dire un'altra. Viviamo in una grande transizione tecnologica e questo è un altro aspetto, un mondo caratterizzato da un grande momento di passaggio tecnologico. E viviamo quello che è stato definito il dramma cosmopolitico, cioè dove è difficile trovare delle nuove categorie per definire la propria identità, il proprio io in un mondo che è sempre più globale. Quindi è sempre più ampio il divario fra la dimensione politica dello Stato nazionale e la dimensione planetaria dei problemi che dobbiamo affrontare. E il divario è sempre più grande anche fra le interpretazioni del reale, cioè fra il sentire individuale e i necessari spazi d'azione, per definizione sono ormai diventati globali. Tre aspetti poi sulla crisi della civiltà moderna in Europa, che ormai devo dire possiamo sintetizzare, cioè in tre. Questa poi secondo me chiaramente la mia interpretazione, poi voglio sentire i relatori che ne pensano anche, ma tre aspetti che indicano tutti i livelli, perché è una crisi che è stata definita in vari modi da tanti pensatori, quella che ha vissuto e sta vivendo l'Europa, che è una crisi praticamente costante dai tempi della crisi dei debiti sovrani. Una crisi è stata definita sistemica, multilivello. Secondo me è una crisi che senz'altro possiamo affrontare su tre piani, uno individuale, uno istituzionale e uno sociale. È una crisi che, come ha definito benissimo Gramsci, è una crisi di trapasso, una crisi, rubandogli delle parole d'ordine, possiamo definire una crisi come interregno, in cui il vecchio ordine delle cose con tutte le sue categorie tarda a morire, mentre quello nuovo stenta ancora a nascere. Quindi questa crisi, andando a dare uno sguardo su questi tre livelli, senz'altro, prima di tutto, una crisi istituzionale, una crisi delle istituzioni, non soltanto sul piano globale, sono in crisi le istituzioni multilaterali inventate di seguito alla Seconda Guerra Mondiale, ma sono in crisi anche chiaramente le istituzioni nazionali, così come era
già teorizzato, ma anche precedentemente, come era stato teorizzato secondo l'analisi della crisi degli stati nazionali, viviamo una crisi delle istituzioni molto forte. Quindi sia le istituzioni nazionali sia le istituzioni multilaterali non riescono a garantire ai cittadini il problem solving della realtà in cui stiamo vivendo, cioè delle risposte vere e proprie. Ci sono ormai degli attori privati che si muovono nel mondo, come le multinazionali, le ONG, che sono attori che tagliano trasversalmente le sovranità degli stati, sono attori che agiscono in modo totalmente indipendente, che mettono in discussione ormai anche il stesso concetto di sovranità a tratti. E questi attori, cioè, oppure come per esempio, no, non soltanto degli attori, ma prendete anche delle monete, no? Ormai esistono delle monete svincolate dagli stati. Un tempo era molto facile definire la sovranità in modo bodeniano, con la borsa e la spada, era molto facile capire il valore della moneta, no? Dove da un lato su una faccia aveva impresso il valore di quella moneta e dall'altro la spada del principe che ne garantiva la validità. Ormai viviamo, no, con il grande botto che c'è stato anche del Bitcoin, in un mondo in cui anche le monete in realtà sono indipendenti, sono libere, si muovono liberamente dagli stati. Oltre a questa crisi istituzionale della sovranità, viviamo una crisi dell'io, uno smarrimento, no? Dell'io, della persona in questo mondo. È un mondo in cui la falsa orizzontalità della rete senz'altro influisce in modo straordinario, in cui il disciplinamento sociale, non più in mano alle istituzioni universali a cui eravamo tanto abituati in passato, è ormai in mano ai privati, creando quella che è stata definita, no, la post-democrazia o la cittadinanza come consumo. Viviamo in una società in cui si è persa l'uso della storia. Cioè, Prosperi ha scritto recentemente un libro su questa cosa, sul presentismo, che è molto interessante, cioè sulla perdita di memoria della società in cui viviamo. E non solo c'è questa crisi individuale, quindi per finirvi i livelli di analisi, viviamo in quella che è stata definita la società dell'incertezza, no? La società della dissociazione sociale, con un sistema economico che favorisce la competitività, la reindividualizzazione, la destandardizzazione della flessibilità del mercato del lavoro. Viviamo in una società in cui nasce la paura, ma non è una paura razionale, cioè di seguito a una presa di una decisione, ma è una paura per reinterpretare, per cercare di reinterpretare un mondo che ormai è privo di sicurezza, di fiducia, di opportunità. È la paura di chi molto spesso non riesce a orientarsi nella complessità, e in questo contesto, tra l'altro, le richieste di ordine e punizione, no, di questa insicurezza ontologica, molto spesso garantiscono le risposte poi del paradigma securitario, cioè diventano il sistema con il quale si può rispondere. Quindi che cosa stiamo assistendo in questo interregno? Alla decivilizzazione, quella è stata chiamata la decivilizzazione anche, o al pericolo della decivilizzazione. Cioè, per esempio, il migrante è diventato il bersaglio delle tensioni interne di una società in crisi. E il migrante è diventato la profezia autoavverante di una guerra tra poveri, il capro espiatorio di una umanità disumanizzata, no? E in questo senso, nella risposta, per esempio, alle politiche migratorie, vediamo non soltanto la degenerazione delle istituzioni, a cui siamo ormai come federalisti abituati a vederne la degenerazione, no? Cioè con la crisi dello Stato nazionale, quindi le risposte tradizionali di Ungheria, Polonia, Croazia, e quindi a condannare quelle, ma vediamo che anche l'Unione Europea mostra la sua doppia faccia, perché se da un certo punto di vista l'Unione Europea, per esempio nella risposta alla pandemia, col Next Generation EU, dimostra di essere quell'Unione Europea capace di reagire al cuore di tenebra di una civiltà che aveva toccato il fondo con la Seconda Guerra Mondiale, che quindi veramente sembra dare una speranza per l'avvenire, in questo senso, a quel divenire della storia della civiltà. L'Unione Europea con Frontex, con gli scandali che stanno uscendo con Frontex o con l'esternalizzazione dei costi dei flussi migratori
all'IPA in Bosnia o in Libia, con l'avallo sostanziale di questi campi di concentramento e la rinuncia a svolgere un ruolo in questi sensi, no? Cioè, non solo per la mancanza di strumenti, ma anche per l'appalto ad agenzie tecniche di scelte che sono politiche, è evidente che non può essere l'Unione Europea che rispondeva a una crisi di civiltà. Insomma, serve una via per uscire dall'interregno, una via che possa permetterci di continuare questo cammino di civiltà, una risposta quindi a questa crisi della civiltà moderna. Ma ora io mi taccio e lascio la parola a chi con maggiori competenze, senz'altro ce ne può parlare. E quindi lascerei immediatamente la parola alla professoressa De Monticelli. Prego, professoressa. Grazie, mi sentite? Saluto tutti e ringrazio tutti davvero. Fatemi guardare il tempo perché spero di non dilungarmi troppo, di tenere i miei 20-25 minuti. E ringrazio gli organizzatori, sono molto felice di fare la vostra conoscenza. Non so se ho da dire cose alle quali non abbiate già pensato. Io avevo concepito questa chiacchierata che per la verità amerebbe anche essere interrotta, però forse per un po' di ordine e disciplina magari ne parliamo dopo. Se però avete voglia di interrompermi, manifestatevi, spero di vedervi. Casomai se c'è un organizzatore e io non me ne accorgo, mi allerti su questo. Avevo pensato di organizzare questa chiacchierata come, ma guardi, fondamentalmente come un commento proprio dell'incipit di Ventotene, quello che è stato letto, proprio anche solo la prima frase, perché davvero si presta, diciamo, a un approfondimento potenzialmente indefinito. Ora, diciamo, dividerei questa chiacchierata in due parti, alcune premesse, diciamo, un quadro generale, anche un po' metodologico, e poi l'analisi, insomma, di questo testo e di altri che vengono richiamati. Sulla prima parte, ecco, vabbè, voi avete già citato gli usi che si fanno a sproposito del manifesto, eccetera, ma tutto sommato meglio parlarne a sproposito che non parlarne affatto, già quasi in qualche modo è un progresso il fatto che se ne parli, laddove per quanto straordinario sembri, tuttavia al di fuori, diciamo, del mondo di coloro che hanno posto un pochino mente all'idea d'Europa e tanto più, diciamo, ai progetti federalistici, eccetera, l'ignoranza è totale. Io non so se oggi almeno a scuola si legge il manifesto, ai tempi miei non lo si leggeva, non solo, ma al di fuori d'Italia, diciamo, nonostante abbiano dedicato a Spinelli, no, come noto, uno dei massimi, diciamo, edifici di Bruxelles, dell'Europa Unita, dell'Unione Europea, non di Spinelli veramente si sa poco più che il nome. Ecco, lasciamo però perdere l'esterno, veniamo a noi, diciamo, alla galassia comunque di movimenti e anche alla crescente interesse, chiamiamolo pure il dentro, diciamo, no? Tutte le persone simpatetiche in qualche modo a questa grande, non solo progetto pratico politico, ma a questo grande nuovo canone di pensiero politico e filosofico, come vedremo. Ecco, io vorrei cominciare con una constatazione prevalente anche dentro, fra virgolette, a me pare la lettura di Spinelli come uomo d'azione più che di pensiero. Io, per esempio, figuriamoci, ho molto imparato dagli scritti di Lucio Levi, che saluto, so che è presente qui, l'avevo visto prima, e sono molto lieta anche di dialogare con lui. Mi sembra però che appunto nel saggio introduttivo a questo testo che è stato citato, perché insomma è così, negli Oscar Mondadori, insomma, classico, no? Introduttivo finale, quello introduttivo è quello di Tommaso Padoa-Schioppa, definisce, diciamo, in qualche modo nobilita molto questa idea di Spinelli, eminentemente uomo d'azione più che di pensiero, nel senso che ne fa hegelianamente un individuo storico universale, eh?
cioè quegli individui che dal punto di vista hegeliano danno voce in qualche maniera a una tendenza dello spirito del mondo, insomma, in qualche modo la volontà inconsapevole di tutti diventa in loro affermazione. Ecco, io non so se questo mi convincerebbe, prima di tutto per una ragione negativa, che la volontà inconsapevole di tutti non si è ancora vista affermata dopo appunto più o meno 80 anni dalla sua affermazione, diciamo, in questo individuo universale. Ma ben al di là, diciamo, di questa boutade, ecco, se la conseguenza di questa caratterizzazione è di considerare il pensiero di Spinelli incompiuto come pensiero, anche secondo, diciamo così, il suo stesso standard, no? Tutti voi certamente ricordate quella designazione che Spinelli stesso fa del federalismo come non soltanto progetto politico, ma canone di interpretazione della politica, quello che fu poi ripreso naturalmente con grande maestria da Albertini, eccetera. Ecco, io credo che anche qui ci sia da fare attenzione, io ammiro molto Albertini, bisogna certamente studiarlo, eccetera. C'è indubbiamente, come dire, uno sviluppo, un approfondimento, una strutturazione. C'è però anche qualcosa in Spinelli che in Albertini non c'è e su cui io invece vorrei un attimo concentrarmi. Diciamo, Albertini, come Levi giustamente ci insegna, no? Cosa fa? Sviluppa, dice Levi, la tendenza, diciamo, alla globalità del pensiero federalista. Anche qui bisogna un po' vedere che cosa si intende per questo. Io ho fatto così, diciamo, un tentativo anche di dialogare con chi c'è, quindi non vuole affatto essere polemico questo mio modo di presentare le cose. Ecco, se diciamo per globalità intendiamo spirito di sistema, ecco, io penso che non potrei, diciamo, seguire questa idea, come provo a spiegare dopo. Ma facciamo invece un esempio più specifico. Albertini definisce, diciamo, il federalismo come una ideologia e questa ideologia, diciamo, la struttura su tre, diciamo, piani, no? Ha un aspetto di valore che è la pace, ha un aspetto di struttura che sono lo studio, la teoria delle istituzioni federaliste, eccetera, e un aspetto storico-sociale, quindi l'idea del superamento, diciamo, della divisione del genere umano in classi e poi in nazioni, eccetera. Cioè, l'eredità in qualche modo è galo-marxista, ma di più è superamento delle nazioni. Ecco, tutto questo è sicuramente vero, però cosa vuol dire ideologia? Diciamo, a parte il fatto che, tranne per il secondo aspetto, questa triplice, diciamo, distinzione, tranne che per l'aspetto dello studio delle istituzioni, no? Qui ovviamente si rende ragione, diciamo, al pensiero spinelliano. Ecco, per quanto riguarda l'aspetto di valore, pace, e l'aspetto storico-sociale, superamento, eccetera, qui io trovo molto riduttivo. E perché trovo molto riduttivo questa diciamo caratterizzazione del pensiero spinelliano? Proverò a mostrarlo un po' nella seconda parte, no? Proprio cercando di andare a fondo nella idea che a Spinelli si faceva della civiltà e della sua crisi. Ma appunto, ecco, che cosa, dove potrebbe essere la radice di questa riduzione che io sostengo? La parola stessa ideologia, che cosa è un'ideologia? Vabbè, diciamo, a parte il modo così in cui ne parliamo nel linguaggio comune, che va benissimo, ma diciamo, fondamentalmente è un termine che viene da un linguaggio più o meno marxista e di origine, diciamo, hegeliana. È una figura della coscienza, un'ideologia, in un certo senso è una rappresentazione, diciamo così, più o meno
illusoria della realtà, ed è più o meno illusoria a seconda, diciamo, di quanto la storia la porti, in qualche modo un po' la stessa idea dell'individuo storico universale, e cioè meno illusoria se emerge dalla storia stessa portata da una delle sue forze, ecco, di più se invece si tratta di una forza non in ascesa, eccetera, eccetera. Ora, per carità, io non credo che Lucio Levi si lasci inchiodare a questa scolastica definizione di ideologia, per carità, e non gli voglio fare torto. È semplicemente così, proprio provocatoriamente, per buttare là dei temi di discussione. Io credo che questa è, diciamo, questa nozione si trascina dietro una, come posso dire, un pensiero storicistico che a mio modo di vedere obnubila invece di chiarire, potrebbe obnubilare invece che di chiarire, se seguito, diciamo, in questa sua declinazione così scolastica, in fondo così banale, che ho dato io, il pensiero di Spinelli. Perché dico questo? Perché allora qui c'è un po' il fondo di quello che voglio dire. Spinelli non è uno storicista, Spinelli è semmai un illuminista, ma un neo-illuminista, poderosamente, che ha alcuni aspetti di enorme novità rispetto alla... ma per cosa intendo con questa contrapposizione? Bene, secondo me il concetto di ideologia obnubila un po' quella distinzione fra, diciamo così, valori e fatti, fra ideale e reale, e fra in qualche modo ciò che devo essere e come le cose stanno di fatto, che io trovo effettivamente all'origine della coscienza moderna stessa, se vogliamo. Questa distinzione, che troviamo così limpidamente delineata, per esempio, in Hume, è, diciamo, è questa però anche messa in relazione, che invece è il grande apporto dell'illuminismo, di questi due piani, come? Attraverso il concetto illuministico di ragione, che, attenzione, non va interpretato come qualcosa di, appunto, hegeliano, dentro la storia, un logos, una forza, uno spirito del mondo, una personificazione di una entità sovrapersonale. No, assolutamente no. Diciamo, ragione delle persone, cioè, diciamo, cosa diceva Kant? Cos'è l'illuminismo? È l'età di ragione. Cos'è l'età di ragione? È quella in cui, diciamo, l'individuo si svincola dall'autorità del tutore, del padre, del re, eccetera, in cui osa pensare con la propria testa, osa... Ecco, e qui la grande novità, secondo me, del pensiero novecentesco di Spinelli e di molti altri, osa esperire, esperire in definitiva che cosa, diciamo, le qualità positive e negative delle cose, i valori, osa, diciamo, in qualche modo fondare la sua vita sulla sua propria esperienza, diciamo così, morale e in senso più generale assiologica, axios, degno dei valori, no? Valori, attenzione, non da intendere come dati di tradizione, al contrario, no? Come è precisamente ciò che di volta in volta viene sofferto. Pensate alla, appunto, a come nasce il pensiero di Spinelli, no? Attraverso quel famoso testo bellissimo, no? In cui descrive la sua vita come diciamo, una disperata affermazione di libertà in tutti i modi, dalla prigione in cui era rinchiuso fino, appunto, all'analisi ultima del principio che muove la civiltà moderna. Ecco, questa esperire, no? Il qui e ora, no? Io, appunto, si diceva, ho una radice fenomenologica, non nel senso hegeliano, ma in quello, diciamo, dei fenomenologi classici, Husserl, Heidegger, scusate, non Heidegger, Husserl, Scheler, eccetera, e questi qui, diciamo, vedono sempre, no, l'origine, nel senso di fonte di evidenza, ciò che ho davanti, non ciò che ho dietro. Quindi quando parliamo di civiltà, sì, certo, la memoria e il tentativo di capire che cosa è stata, in questo senso, la civiltà moderna, ma anche che cosa è e può essere qui ed ora e che cosa non è. Ecco, allora, il punto è un po' questo, no? Spinelli, come nucleo vivo, esplosivo, se lo leggiamo veramente fino in fondo, di neo-illuminismo, che in qualche modo è imparentato, io lo vedo imparentato con due grandi famiglie. Da un lato, diciamo, proprio due grandi famiglie
insomma, di lingua tedesca, c'è il Kant è la pace perpetua, ma tutto Kant, che lui cui diciamo, no? Cui dedica pagine famose nella sua autobiografia. E qui credo però che ci sia anche invece l'elemento neo, che non è neo-kantiano, ma è in qualche modo contrario al kantismo, ecco l'elemento fondamentalmente assiologico. Cosa vuol dire? Ecco, e qui non mi importa che Spinelli l'abbiano trovati questi testi, può darsi di sì, ci sono accenni, ingraglia, eccetera, ma ci sono fondamentalmente due grandi fenomenologi dell'esperienza morale come esperienza di valori, che sono Husserl e Scheler, e sono due grandi europeisti, nel senso che in molti saggi delineano precisamente le grandi linee di una idea della sovranazione Europa, come dice Husserl, o addirittura degli Stati Uniti d'Europa, come suggerisce Scheler. Da un lato, dall'altro un'altra famiglia che io chiamo degli spiriti liberi, ma ne vogliamo parlare un'altra volta perché vedo che il mio tempo si sta pericolosamente assottigliando e voglio arrivare al dunque. Allora, metodo diciamo, per questa rilettura neoilluministica, diciamo, di Spinelli, che poi non è certamente una novità, ma il metodo però ci tengo a sottolinearlo, in quanto qual è questo metodo con cui io leggo Spinelli, ma che anche attribuisco a Spinelli come, diciamo, un modo di formazione del suo pensiero lato senso, politico e morale. Ebbene, la vita esaminata, letteralmente la vita esaminata. E voi sapete che questo è un modo con cui definiamo, diciamo, la filosofia di Socrate, che cos'è se non la filosofia come, diciamo, insegnare a esaminare la propria vita. E cioè, diciamo, l'esperienza in prima persona, precisamente, ha dei valori e dei disvalori che si soffrono e di cui si impara quindi a conoscere il dover essere nella misura in cui sono negati, si impara a conoscere cos'è libertà nella misura in cui si è prigionieri, si impara a conoscere cos'è giustizia nella misura in cui si vive in una società che totalmente calpesta ogni vincolo di giustizia. E questo in prima persona, questo cosa vuol dire? Vuol dire anche un accenno, diciamo, al contrario della tendenza al sistema, globalità sì, ma globalità in quanto, diciamo, coerenza e connessione dei pezzi che stanno insieme, non certo il sistema, così come fu sistema Hegel, così come è stato sistema il marxismo, così come è sistema, ahimè, lo heideggerismo che tanto, diciamo, ha giocato in un'interpretazione secondo me totalmente da respingersi della crisi di civiltà, che cioè è un violentissimo attacco a tutta intera la modernità lungo i filoni lungo i quali essa si è declinata, che sono poi fondamentalmente i due filoni della ragione teorica e della ragione pratica, se volete, della scienza e della democrazia in ultima analisi. Ecco, questo violento attacco alla modernità, che è confluito poi per strane vie, no? In una invece, diciamo, canone hegeliano, ma pensate appunto a una frase secondo me sciagurata come quella del primo pensiero critico, così si chiamava già, no? Di un Adorno, che diceva appunto: l'illuminismo conduce ad Auschwitz, conduce ai campi di sterminio, o le fesserie assolutamente innominabili di certi pensatori contemporanei che passano dalla industrializzazione dell'agricoltura all'industria della morte, no? Cioè, come se ci fosse appunto questo nesso, ecco. Bene, allora, questo è un po', diciamo, l'aspetto polemico, però volevo soltanto leggervi un testo che io trovo meraviglioso per rafforzare quest'idea della, diciamo, della vita esaminata, perché Spinelli stesso, che pure tante letture ha fatto,
Ecco, e ne parla così nella sua meravigliosa autobiografia. È appunto Spinelli che secondo me si fa conoscere nel suo nucleo vivo di pensiero più nell'autobiografia che ancora in tutti gli scritti, che comunque vanno ben al di là del manifesto, come ben sapete, no? E arrivano fino all'86 con i diari, con gli scritti teorici, eccetera, no? Però ecco, dov'è il nucleo vivo quasi esplosivo? Io lo trovo proprio nell'autobiografia, ma perché? Ecco, ve ne cito un passo. Ma insomma, mi si potrebbe chiedere, di che parli? Di un dramma storico o di un dramma personale? Se del primo, tu che c'entri? Se del secondo, come puoi con tanta sicurezza dichiarare che è, oltre che tuo, anche della storia? E la risposta? E che mezzo c'è per capire quel che realmente accade se non drammatizzarlo nel proprio animo ed attendere pazientemente se i due drammi concordino o no? Ecco, questa è una definizione straordinariamente lucida, creativa e anche innovativa di che cosa è, sì, la vita esaminata, ma anche il fare fenomenologia. Allora, passo alla seconda parte. Beh, diciamo, rispetto poi al rapporto con Hegel, ci sono un sacco di testi, no? Allora, rimando casomai alla discussione la citazione dei testi pro e contro Hegel. In definitiva, ecco, almeno una cosa non dovrebbe sfuggirci, no? E cioè quando a un certo punto parla di Hegel, dice, dopo aver abbandonato la filosofia marxista della storia, secondo la quale dopo molte avventurose metamorfosi l'umanità deve giungere alla realizzazione della perfetta società comunista, non potevo più prendere sul serio quella hegeliana, né alcun'altra, alcun'altra filosofia della storia. Voglio dire, in quanto per storicismo si intende una filosofia della storia o di tipo hegeliano o di tipo romantico, quindi diciamo ottimista o pessimista, ecco no, questo non può essere, è comunque una tesi che poi se volete discutiamo. Allora passo diciamo al tentativo di mostrare un po' anche quello che sto dicendo nel vivo, diciamo almeno di una analisi iniziale di un testo di Spinelli. E quindi diciamo riassumendo quello che ho detto in una sola frase, diciamo credo che Spinelli ci sia di grandissimo aiuto nel portare a compimento quella che io ritengo, forse mi sbaglio, essere una rivoluzione letteralmente intellettuale e morale oggi necessaria a rifondare quelle aspirazioni alla giustizia nella libertà, a cui tradizionalmente diamo il nome di sinistra. Sì, proprio a rifondare, diciamo, l'idea di sinistra. E questo non soltanto in quel senso ben acquisito da tutti i federalisti del famoso passo del manifesto sulla linea di divisione tra partiti progressisti e partiti reazionari, che cade perciò ormai non lungo la linea formale della maggiore o minore democrazia, del maggiore o minore socialismo, ma lungo la sostanziale nuovissima linea che separa quelli che concepiscono come fine essenziale della lotta quello antico, cioè la conquista del potere politico nazionale, eccetera, e invece quelli che passano, diciamo, all'orizzonte della democrazia sopranazionale. Questo è un punto acquisito, no? Da tutti noi, da tutti voi. Ecco, ma non c'è solo questo. E l'altro punto sul quale io adesso mi voglio fermare è appunto l'idea della civiltà della persona, il nucleo vivo del pensiero che ci aiuterà forse a rinnovare, a rifondare le aspirazioni progressiste, è proprio, va nel senso di un approfondimento di quell'analisi, di ciò che in una lettera famosa a Röpke Spinelli chiama la civiltà della persona. E quindi diciamo della civiltà in particolare europea, ma giustamente è stato richiamato, non si tratta di eurocentrismo, no? Uno dei grandi delle grandi diciamo caratteristiche definitorie o costitutive di questa civiltà è l'universalismo morale e politico, cosmopolitico in linea di tendenza. La civiltà quindi diciamo l'analisi della civiltà in termini come? In termini assiologici, assiologico-normativi, cioè che
quale è l'ossatura normativa di una civiltà, e questo è il punto da approfondire, e di quindi di che cosa ostacola non soltanto la realizzazione, diciamo, dei valori o ideali di una civiltà della persona, ma addirittura la loro comprensione, la loro comprensione. Ecco, notate nel linguaggio spinelliano quanto frequentemente torna la parola valori, quanto frequentemente torna la parola ideali, che butta caso sparisce quasi da quello dei suoi commentatori, e proprio perché a ideale spesso diciamo il termine ideologico tende a confondere molto le cose, no? Ecco, a offuscare quella netta, diciamo, distinzione fra il dover essere e la realtà, che è la premessa poi di un esercizio di ragione pratica, provare a realizzare il dover essere nel reale e come. Allora, io ritengo appunto che il pensiero di Spinelli sia proprio il pensiero della civiltà incompiuta. In questo senso, ecco, Spinelli ci appare come radicale, in radicale opposizione alla critica della modernità, che sia essa di radice, diciamo, heideggeriana o che sia di radice post-Hegel, Marx, heideggeriana come oggi, alla Agamben, per modo di dire. Ecco, non si tratta di una civiltà al tramonto, né di una civiltà inverata nel nazismo, l'illuminismo conduce ai campi di sterminio, ma appunto di una civiltà incompiuta e quindi minacciata di distruzione, e quindi certamente non è deterministicamente, come dire, delineato che la salveremo, ma dobbiamo provare a salvarla. Salvarla significa naturalmente compierla, ecco, portarla a compimento nei limiti possibili. Allora, qui l'incipit di Ventotene, che è già stato ricordato, no? Cosa vuol dire questa frase centrale? Vabbè, ve lo rileggo. La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l'uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita, eccetera, eccetera. Ecco, centro di vita, cosa vuol dire? Perché qui le parole sono importanti, no? E questo, certo, si dice questo è il principio di libertà, il principio del liberalismo, ma attenzione a proposito di ismi e, diciamo, di ideologie o di sistemi globali, no? Attenzione, qui c'è un approfondimento radicale rispetto al concetto centrale, diciamo, della teoria politica che si chiama liberalismo, liberalismo politico, che è poi l'idea sostanzialmente della gente morale, razionale, che è soggetto del contratto e che, eccetera, eccetera. Ora, diciamo, quel centro lì, quel soggetto morale razionale del liberalismo classico, discende ancora da Kant, dal sovrano, diciamo, kantiano, che è assoggettato da se stesso alla legge morale che lui stesso si dà, l'autonomia, non c'è dubbio. Sì, però qui è molto di più, è un autonomo centro di vita, vale a dire è, diciamo, un soggetto anzitutto incarnato, incorporato indubbiamente, ma non soltanto in un corpo, ma evidentemente in un ambiente, in una cultura, in una storia, in una geografia, certamente, ma quindi anche in un'identità culturale, morale e in vocazioni diverse. Ecco, questo è il punto fondamentale, lo splendido pluralismo che approfondisce rispetto evidentemente alla fase kantiana, il principio liberale, e appunto che risuona ancora nella lettera Röpke, no? Quando Spinelli scrive: c'era qualcosa nella nostra civiltà di molto importante che minacciava di crollare, che bisognava al contrario difendere e salvare a tutti i costi, quella che lei ha chiamato la civiltà della persona. Ecco, che cos'è questo ideale di civiltà che lui chiama civiltà della persona? E c'è un passo molto bello che viene citato in uno scritto, casomai i riferimenti ve li do dopo, ma voglio arrivare al dunque. Spinelli parla di se stesso in terza persona e dice: il suo ideale di civiltà è andato diventando quello di una civiltà in cui ci fosse abbondanza e varietà di fini, di interessi, di operosità, e non una civiltà monolitica, eccetera, eccetera. Man mano che il suo animo andava mettendo radici, pensate com'è bello questo, e sprofondandole nella rigogliosa storia della civiltà occidentale, man mano che si sentiva non solo cittadino del mondo, ma anche cittadino dei secoli, ecco, si è sempre trovato più in imbarazzo, va bene, nella sua posizione di comunista, eccetera. Queste sono cose che sappiamo. Ora,
Nello scritto sugli Stati Uniti d'Europa e le varie tendenze politiche, che è quest'opera del 42 che è compresa nella raccolta Oscar Mondadori, che contiene anche il manifesto, Spinelli, io sto andando troppo in là, scusate, sono già oltre i miei limiti. Allora basta, io mi fermo qua perché non vorrei veramente, concludo questo pensiero e poi mi fermo. Va bene? Due minuti. No, perché vedo che sennò debordo. Allora, qui dice sostanzialmente, se noi vogliamo, non vale la pena di occuparsi della salvezza della nostra civiltà se non attribuiamo alcun valore alla libertà. E dice, cioè a un tipo di società in cui gli individui non siano strumenti di forze che li trascendano. Attenzione, quindi non soltanto lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, eccetera, le forze che gli dà quello accennato giustamente da Giulio Saputo prima, no? Tutto quello che è, diciamo così, lo smarrimento dell'io, no? Come diceva lui. Ma autonomi centri di vita, se non si attribuisce alcun valore alla giustizia, cioè a un tipo di società in cui la libertà non sia riservata a piccole minoranze ma sia un bene effettivo, eccetera eccetera. Allora attenzione, qui c'è già una fondamentale direttiva di pensiero, sviluppo questa e le altre due che ci sono attaccate e poi mi fermo. E cioè, uno, vedete la distinzione fra i valori che sono in qualche modo lì e che sono soggetti a un infinito approfondimento. È dai tempi di Platone che parliamo di giustizia, e quanto abbiamo capito che Platone non aveva capito, come abbiamo approfondito il concetto di giustizia da Platone a oggi, all'età dei diritti, eccetera, va bene? E così via per la libertà. Però appunto, da una parte il valore, dall'altro il bene. Che cos'è un valore? È una cosa che si incarna o no, e sempre soltanto in maniera parziale, relativa e finita, in un bene, in questo caso in un tipo di società, così la giustizia si incarna in un tipo di società che, ecco. E questa è la base per pensare, in termini assiologici, il concetto di civiltà. Pensate a quest'idea del pluralismo e della proliferazione dei fini, il regno dei fini kantiani nella sua esplosiva pluralità. E qui, nel resto dell'analisi che sia nel manifesto sia in altri testi Spinelli fa, oltre al principio della distinzione fra i valori e i beni, che è importantissimo perché da un lato ci tutela dal relativismo storicistico. Cioè non è che perché i beni in cui i valori si incarnano cambiano indubbiamente, allora non ci sono valori che perdurano. Ci sono, e la nostra conoscenza ne è sempre limitata e parziale, che è tutta un'altra cosa. Dall'altro però appunto ci tutela dal totalitarismo, dal prendere un bene per un assoluto, prendere, la realizzazione parziale della giustizia nel Comitato di Salute Pubblica per la giustizia stessa, ne viene fuori il terrore, o lo stesso come successe ai bolscevichi, eccetera. Quindi grandi indicazioni metodologiche importantissime, scheleriane di origine. Io credo che qui ci sia lo zampino un po' di questo grande orizzonte filosofico, ma poi appunto come le civiltà evolvono in relazione a che cosa? Al nesso che i valori hanno gli uni con gli altri, essenziale, ma che noi scopriamo nel tempo. Vi faccio un esempio che fa lui stesso, il rule of law, il principio, lo spirito della legge, la sostituzione del governo dell'uomo con il governo della legge, richiama, nel senso che è essenzialmente legato, una volta che abbiamo capito che non è che la legge venga dall'alto, cioè dalla voce di Dio, ma in qualche modo viene dal basso, cioè dalla volontà degli uomini, ecco che richiama il principio della partecipazione e quindi della libertà politica, il quale a sua volta richiama il principio dell'eguaglianza e quindi della sua distribuzione al massimo numero possibile di cittadini. E così è questo quello che lui chiama questo processo di civiltà. E cioè il fatto che la stessa dinamica della comprensione e del tentativo di attuare attraverso tragedie, attraverso regressioni, attraverso conflitti, eccetera,
questi nessi assiologici che fanno appunto la progressione di una civiltà, ecco che ci sono alcuni vincoli di cui ci si accorge e contro cui si fa scontrare. Ed è chiaro, a questo punto finisco perché mi fermo, che il vincolo che tipicamente Spinelli scopre è quello effettivamente della arbitraria, ormai, anche se aveva un senso prima, connessione del concetto di sovranità democratica con quello di nazione. Ora è chiaro, tutta la versione, diciamo, europea, francese, che ben conosciamo, ha questo quasi inscindibile nesso, e quindi il carattere effettivamente rivoluzionario dello scindere questo nesso. E questo ben lo sapete, mi fermo qua. Tuttavia, per capirlo fino in fondo, ecco, secondo me c'è il bisogno di un supplemento, diciamo, in questa che io ho chiamato l'analisi della vita esaminata, cioè dell'esperienza morale di tutto intero il Novecento. Basta, mi fermo qua. Grazie mille, professoressa, è stata chiarissima. E io credo ci siano un sacco di temi, ha aperto un sacco di temi su cui effettivamente il dibattito ci sarà da intervenire, ma una prima risposta senz'altro la può già dare il professor Bisone, a cui do adesso la parola. Ricordo soltanto che per prenotarsi basta che scriviate nella chat di Zoom, o se avete delle domande potete scrivere nei commenti della diretta che è in corso su Facebook, e poi Elias li riporterà. Prego, professor Bisone. Salve a tutti, ringrazio tanto Giulio Saputo e la professoressa Braga per avermi invitato e a partecipare, insomma, a questa bella iniziativa. Ringrazio la professoressa Monticelli per la splendida introduzione al pensiero di Spinelli, e sinceramente mi date un ingrato compito, perché a questo livello di profondità ci sono molte cose da dire, e sinceramente in 20 minuti sarebbe un po' complesso affrontare tutte. Io molto modestamente, in quella, diciamo, per quelli che sono i miei studi, cercherò nel tempo che ho di darvi un quadro sulla logica interna che personalmente credo di aver trovato nel testo del Manifesto di Ventotene, che poi non è una logica adottata da Spinelli in tutti i suoi scritti, anzi tutt'altro, perché lo stesso Spinelli poi arriva anche apertamente a smentirla, diciamo così, in futuro, e cercherò di spiegare un po' perché questa cosa può essere importante e rilevante oggi, e anche in che misura ci aiuta a pensare la crisi di un aspetto fondamentale della civiltà moderna, ovvero la crisi dello Stato di diritto, che ahimè è un tema di attualità. Molte cose sono state già dette dalla professoressa, che mi facilita, diciamo, il compito in tal senso, ma se noi andiamo a riprendere un po' quell'appunto il passo iniziale che è già stato citato, no, sulla crisi della civiltà moderna, poi vediamo come a questo segue tutto il ragionamento fatto da Spinelli e da Rossi, perché ricordiamoci, insomma, che il Manifesto di Ventotene, soprattutto per i contenuti, tantissima la farina del sacco di Ernesto Rossi, che già nel 1937 aveva scritto una lettera dove aveva indicato tutti quanti i punti, poi sarebbe finito il Manifesto di Ventotene in relazione alla crisi della civiltà moderna. Questa è una cosa, insomma, che è stata sottolineata da diversi critici, in particolare la professoressa Braga, che è qui presente e che sicuramente ne sa molto più di me, visto che è la più grande esperta che do al mondo del pensiero di Ernesto Rossi. Ma il contributo di Rossi è molto, molto importante, e Spinelli e Rossi, i primi capitoli sono stati scritti appunto da Spinelli, ma sappiamo che, come ci racconta Spinelli stesso, i due avevano condiviso tutti i passaggi ed era possibile riconoscere i giri di pensiero dell'uno dentro lo scritto dell'altro e viceversa. Qui è Spinelli che scrive e ci dice che la civiltà liberale democratica, appunto, che prende piede come civiltà radicata nello Stato-nazione, uno Stato-nazione che realizza l'eguaglianza degli individui e il rispetto dello Stato di diritto, ebbene, la stessa si rovescia in una forma di totalitarismo. Lo chiama la reazionaria civiltà totalitaria, che ha fatto sì che lo Stato, da tutelatore della libertà dei cittadini, si sia trasformato in padrone di sudditi tenuti a servizio. In essa gli uomini non sono più considerati cittadini liberi, che si valgono dello Stato per meglio raggiungere i loro fini collettivi. Sono servitori dello Stato, che stabilisce quali debbono essere i loro fini, e come volontà dello Stato viene senz'altro assulta la volontà di coloro che detengono il potere.
Gli uomini non sono più soggetti di diritto, ma gerarchicamente disposti. Sono tenuti a obbedire senza discutere alle autorità superiori, che culminano in un capo debitamente divinizzato. Il regime delle caste rinasce prepotente dalle sue ceneri. Quindi la negazione della civiltà moderna attuata dal nazionalismo totalitario è in primis sotto il profilo interno, perché sotto il profilo esterno ovviamente questo si manifesta con la guerra, ma sotto il profilo interno, quello a cui si assiste, è una negazione dello Stato di diritto. Ma che cos'è lo Stato di diritto? Voglio insomma dare qualche cenno veloce qui. Pubblico, probabilmente persone coltissime, alcuni ne sanno sicuramente più di me, però può essere interessante per tutti condividere qualche cenno di fondo. Lo Stato di diritto modernamente inteso nasce in Germania, no? Il Reichstag, no? Che si oppone al Machtstaat, cioè lo Stato che si basa sulla potenza, sulla forza, o al Polizeistaat, cioè lo Stato di polizia. Ci sono giuristi come Robert von Moll, Friedrich Julius Stahl, e infine, insomma, alla fine dell'Ottocento e del Novecento, Jellinek, che arrivano a darne una compiuta teorizzazione, e a questa idea corrisponde, anche con leggere differenze, l'idea dell'età legale francese, su cui ha lavorato soprattutto Raymond Calbert de Marberg. E quali sono i punti di contatto tra queste tradizioni, a cui poi si lega anche quella più antica, anche leggermente diversa, della rule of law inglese? Quello che accomuna questi mondi è l'idea dell'abolizione dell'arbitrio nell'azione dei poteri pubblici, attraverso la supremazia della legge che l'ordinamento stesso si è dato. Questo è un principio antichissimo, che affonda le sue radici nella tradizione romana, in primis non solo, perché ci sono riferimenti anche precedenti, ovviamente, ma nella tradizione romana abbiamo degli esempi espliciti, sia in quella che sono le teorizzazioni repubblicane, pensiamo al De Officiis di Cicerone, per esempio, ma poi per andare avanti, uscendo dalla tradizione repubblicana in età imperiale, se io vi citassi due dei più famosi documenti della storia del diritto romano del periodo imperiale, il Panegirico a Traiano di Plinio il Giovane, ad esempio del 100 d.C., qui si dice che non è princeps super leges, sed leges super princem. E poi ancora, se andiamo a vedere l'ordine di redazione del Codex Theodosiano, no, il 7 aprile 429 d.C., qui abbiamo una data precisa dall'altro, si può leggere in questo che rebere maius imperio est submittere legibus principato. E ancora si dice, e dice il sovrano che parla, in questo caso appunto è l'imperatore Teodosio II, in questo caso dice che di autoritate iuris nostra pendet autoritas, intendendo che dall'autorità delle leggi dipende l'autorità stessa del sovrano, e che giusto per questo, perché vi è una tradizione in tal senso, aggiunge il testo nel diritto romano, obbedire alle leggi, anche il re deve essere vincolato alle leggi. Quindi abbiamo da un lato riferimento alla tradizione repubblicana, dall'altro riferimento nella stessa tradizione imperiale, quindi già una ricca, diciamo così, e complessa anche riferimento a questa questione della supremazia delle leggi, che passa poi in tutta la tradizione repubblicana moderna. E l'esempio forse maggiore è in un passo celeberrimo di Montesquieu, dove appunto Montesquieu realizza la saldatura tra il concetto di libertà del repubblicanesimo e quest'idea appunto di supremazia delle leggi. Cui Montesquieu dice che la liberté et le droits de faire tout ce que les lois permettent, no? La libertà è il diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono, perché se non fosse così ci sarebbe l'arbitrio e finirebbe ogni forma di sostanziale convivenza. Quindi è centrale notare che trattandosi di una caratterizzazione ideale, questa si riferisce allo Stato di diritto in tutta questa tradizione, poi nella teorizzazione più compiuta che avviene appunto nel corso del XIX secolo, si indica sempre, quando si parla di Stato di diritto, un fenomeno tendenziale, e quindi bisogna sempre tenere presente il movimento storico relativo allo stesso. E qui vediamo come, se lo Stato di diritto si afferma appunto in questa prima fase, quella dello Stato nazionale, che è rivendicata anche dal Manifesto di Ventotene, poi viene negato in seguito all'interno appunto di quello che è il percorso compiuto dallo Stato moderno, già a partire, diciamo, dalla crisi della civiltà europea, si determina con la fine della prima guerra mondiale, con la prima guerra mondiale, e poi soprattutto ancora di più con il regime
soprattutto i DAI e totalitari che nascono a partire dagli anni 20 e poi 30. E cosa accade qui? Qui accade questo stato di diritto, anche in base a una dottrina di matrice giuspositivistica essenzialmente, viene svuotato. In che senso viene svuotato? Cioè, i regimi totalitari e autoritari usano lo Stato, si appropriano della legge, che a quel punto non serve più a tutelare la libertà, ma diventa uno strumento. Quindi perde questa funzione di tutela della libertà. Quindi cosa accade? Che all'interno della riflessione sullo Stato di diritto si fa uno scarto e si afferma l'esigenza di tutelare costituzionalmente il diritto. E si parla quindi di Stato costituzionale del diritto. Che si afferma soprattutto in Europa, ci sono ovviamente antecedenti che si possono trovare anche prima, ma l'affermazione di questo principio è nella storia dell'Europa, soprattutto l'Europa post-bellica ovviamente. E qui abbiamo una questione importante, perché questo problema di tutela dello Stato di diritto si va poi a fondere con quello che è sempre più il ruolo nell'Europa continentale, per i paesi 27 che fanno parte oggi dell'Unione Europea, con il lavoro che svolge la Corte di Giustizia Europea, che è una corte che somiglia per diversi aspetti a una corte federale, cioè tribunale di ultima istanza, ma anche corte che svolge in pratica il ruolo di una corte, di una propria corte costituzionale, quindi una sorta di tribunale supremo sullo stile degli Stati Uniti d'America. Ma qui, no, hic sunt leones, cioè qui abbiamo i problemi, perché se abbiamo una corte che in Europa che agisce così, eppure non abbiamo tutto il resto, cioè non abbiamo lo Stato federale vero e proprio, e quindi non abbiamo, e cercherò di arrivarci a breve, la tutela dello Stato di diritto, non per colpa della Corte, ma per colpa, diciamo, di tutto il resto del sistema. Ma voglio fare un piccolo, ci ho premesso, quindi datovi un'introduzione su quello che è lo Stato di diritto, ho messo un po' di carne al fuoco, voglio ritornare adesso al manifesto di Ventotene. Il manifesto di Ventotene ci dice che questo principio della libertà opera secondo un movimento che io credo sia, ho scritto un saggio sopra, insomma, cercando di mostrarlo passo per passo, adesso non sto qui poi a citare tutti i passaggi, insomma, ve lo sintetizzo così vado direttamente al punto, però credo sia un movimento dialettico che ricorda quello interno alle figure dello spirito che si trovano nell'esempio nella fenomenologia dello spirito hegeliana. Ha assolutamente ragione la professoressa De Monticelli nel dire che Spinelli rifiuta la filosofia della storia hegeliana. Io credo che qui ci sia uno degli elementi di genialità di Spinelli, perché Spinelli è un autore che legge tanto di filosofia, legge soprattutto tantissimo di idealismo, in particolare di idealismo italiano, Croce e Gentile, di cui discute anche, cioè abbiamo i dialoghi in cui lui parla delle teorie, le critica, le contesta o accoglie una parte delle posizioni, ma soprattutto legge moltissimo Hegel. Se noi andiamo a prendere la lista dei libri stilata, che è pubblicata anche da Graglia, dei libri letti da Spinelli a Ventotene, noi abbiamo l'unico autore che ha una lista sua, Hegel. E questa è una passione che Spinelli si porterà dietro per tutta la vita. Perché Gennaro Sasso racconta che da ragazzo va a trovare Spinelli negli anni, che fosse gli anni 50 o 60, non ricordo, insomma, un periodo del genere, e racconta a Gennaro Sasso che trova aperto sulla sua scrivania un libro delle lezioni sulla filosofia e la religione di Hegel, che evidentemente, dice Sasso, stava leggendo e che erano annotate. Quindi è uno degli autori di Spinelli, Hegel, un autore importante per Spinelli, non il solo, ovviamente. Scheler, ha ragione la professoressa, La crisi dei valori è un altro testo, viene letto da Spinelli nel novembre 40, cioè proprio quando si inizia la stesura del manifesto stesso, che va dal novembre 40 fino all'agosto del 41. Quindi Scheler è un altro autore sicuramente importante, anche di questo abbiamo un riferimento preciso in questa lista dei testi. In che senso quindi Spinelli fa un uso di Hegel, e in che senso lo può fare? Perché Spinelli si trova a avere a che fare nella scrittura del manifesto con Rossi. Ora, Rossi era tutto perché un hegeliano, no? Dice, ho letto i testi della filosofia idealista e li ho vomitati. Dice, no, una cosa che non posso sopportare, il che non sia che lui non fosse un uomo colto che ragionasse di filosofia, tutt'altro, semplicemente aveva un altro approccio alla filosofia, tipo più empirista, e un altro tipo di formazione. Su questo ho scritto delle bellissime cose molto precise, sempre la professoressa Braga. Ma
cosa fa Spinelli? Siccome si trova lui a scrivere, prende un aspetto del pensiero hegeliano, che è quello che lui poi ricorda nel passo che segue quello che ha letto la professoressa. Che la professoressa nella sua lettura si è fermata a un certo punto, io vi dico quello che segue subito dopo. Quello che segue subito dopo dice: quel che ho fatto mio dell'insegnamento hegeliano è il senso ora chiaro, ora misterioso, sempre drammatico, del moto dialettico delle cose e dei pensieri. Da quel che esiste si sprigiona sempre maleficamente quel che lo porta alla sua distruzione, alla quale non si resiste tentando di recuperare quel che c'è inizialmente, ma giungendo ad una creazione nuova. E questo è il movimento che fa il principio di libertà, secondo me, all'interno del manifesto di Ventotene. Perché quello che accade è che dopo questa fase della negazione si crea una crisi, una vera e propria crisi rivoluzionaria in senso marxista, per gli autori, per Spinelli. Spinelli ha una formazione marxista alle spalle importante, dall'altro, poi lo critica Marx subito, ma insomma sono anche termini che a volte ritornano, e questa crisi rivoluzionaria che distrugge gli stati, li mette in ginocchio e crea la possibilità di trasformare le masse, lui dice, no, in magma fuso che possiamo colare nei nuovi stampi dell'Europa federale, no, indirizzarle a questa nuova creazione. Ebbene, questa crisi dà la possibilità di realizzare un'autentica Aufhebung, nel senso hegeliano, ovvero un superamento che è anche una conservazione, ovvero di far tornare nel momento della sintesi, nel terzo momento della dialettica, di far tornare alcuni elementi della prima fase, lo Stato di diritto, la libertà individuale, ma non più nei contenitori dello Stato nazionale, ma in un nuovo contenitore più grande, all'altezza dei tempi, quello appunto della Federazione Europea. E ci dicono Spinelli e Rossi, attenzione, perché siamo in un momento decisivo di questa storia. Loro non parlano della storia universale, loro rifiutano, e tutti e due sono d'accordissimo su questo, rifiutano una filosofia della storia universale, loro parlano del movimento di un momento della storia, che è quello della civiltà moderna. Non parlano della storia universale, e anche in tal senso, quando parlano di progresso o reazione, non lo intendono in assoluto, secondo me, nel senso, almeno nelle pagine del manifesto, dopodiché tutti e due hanno avuto le loro idee, le discutono anche a Ventonelli, continuano a discutere dopo, ma in quelle pagine lì, riferimento precisamente a questo movimento relativo all'età moderna del principio della libertà. E quindi ci dicono, attenzione, perché adesso è la nostra occasione. Se noi falliamo, e se la reazione vincerà, la reazione sempre nel senso di negazione appunto del principio di libertà, cosa avremo? Avremo il ritorno agli stati nazionali. All'inizio sarà democratico, ci dicono Spinelli e Rossi. Ma sappiate che se la reazione vincerà, prima o poi si tornerà come prima, perché non avremo innalzato e risolto questa questione, non avremmo portato il principio di libertà, non avremmo innalzato al suo livello storico in cui può vivere adesso, oggi. Sono parole dette in un momento, tra l'altro incredibile, io adesso non vi so fare la lista degli eventi, ma insomma, tra il 40, fine inverno 40 e l'estate del 41, Hitler e il nazismo sono i padroni dell'Europa, e sono dell'Europa del mondo. C'è la campagna in Jugoslavia, quella in Grecia, l'invasione della Russia, la controffensiva di Rommel in Africa, c'è il trionfo apparente del nazismo. Ma da un lato l'intervento dell'Unione Sovietica mette in campo l'Unione Sovietica, e dall'altro il Lend-Lease Act inizia a far arrivare in Europa ovviamente l'aiuto degli americani. E quindi Spinelli e Rossi, che di politica ne capivano e tanto, ed erano due altro che utopisti, cioè dire, insomma, due politici che hanno vissuto sulla loro pelle sconfitte anche gravi, anche qui ha ragione assolutamente la professoressa quando dice appunto che vivevano e giudicavano, no, dei propri valori a partire dall'esperienza personale. Ebbene, capiscono che questo è un errore decisivo, questa è una grandissima intuizione politica contenuta nel manifesto, capiscono che la Seconda Guerra Mondiale è vinta dagli alleati nel momento in cui per tutto il mondo gli alleati la stanno perdendo. Noi dicono, adesso c'è il momento di svolta. Quindi prepariamoci, perché se falliremo dopo, sappiate che prima o poi torneremo a quello che c'è stato adesso. Loro prevedono questo ritorno in forme identiche sostanzialmente.
cioè loro parlano di un ritorno al militarismo, eccetera, eccetera. Noi oggi possiamo dire che, non essendosi realizzata appieno la federazione, anche qui altro discorso importante da fare, poi se ci sarà modo lo faremo, ovviamente il manifesto di Ventotene non ha nulla a che vedere con la storia dell'integrazione europea per come si è realizzata, c'è un, insomma, ci sono una serie di fraintendimenti in tal senso, ci sono anche degli usi appunto di quella che Bobbio chiamava politica culturale, no? Tentativi di appropriarsi del manifesto, usi totalmente sbagliati, ma c'è un elemento di interesse in questo su cui vorrei chiudere poi alla fine del mio intervento, cioè perché proprio il manifesto di Ventotene viene preso e viene utilizzato, perché si fa un mito del manifesto di Ventotene, perché c'è una mitologia di Ventotene, che è una domanda credo interessante. Ma torno insomma velocemente per dirvi che l'assenza di uno Stato federale fa sì che oggi, per esempio, nel caso dell'Ungheria non vi sia una modalità efficace di azione per fermare Orban. Quando chiude Club Radio, quando proclama delle leggi terrificanti sui lavoratori che li portano sostanzialmente a essere dei servi della gleba, cioè legati all'azienda, se se ne vanno devono pagare una multa di, insomma, una multa salatissima, assolutamente non possono permettersi. Quindi c'è proprio una violazione macroscopica dei diritti di questi lavoratori, tra l'altro appoggiata e sostenuta dalle aziende tedesche che poi investono in quel sistema a seguito dell'approvazione di questa legge, e questo è un fenomeno di connotazione diretta, non lo dico io, è stato notato da, non è che sia insomma farina al mio sacco, questo è stato notato da moltissimi osservatori, questo legame diretto. Ecco, quindi siamo di fronte a questo, siamo di fronte in Europa, nell'Unione Europea, a un fallimento macroscopico della tutela dello Stato di diritto, e lo siamo non a caso in assenza di una federazione europea, perché la federazione permetterebbe ovviamente un intervento di modalità diversa, di modalità diretta, avrebbe impedito la formazione proprio di certe leggi, perché la Corte, che ha un ovviamente un potere normativo e produce diritto che è valido in tutti gli stati europei, ma la Corte non ha alle sue spalle uno Stato che può implementare le sue decisioni, si appoggia per l'implementazione dei sistemi amministrativi degli Stati nazionali. E qui purtroppo torniamo a un principio, sarà triste ma va rimeditato, di Thomas Hobbes, che diceva "Covenants without words are but the words". Qui i patti ci sono, la Corte lavora, la Corte fa il suo, ma fatto di assenza di una capacità di intervento, alcune decisioni vengono ignorate, su altre cerca un patteggiamento politico, in alcuni casi si paga una multa, e intanto il regime va avanti, e se ne porta dietro altri. Questo è un cancro, badate, questo è un cancro. L'Ungheria è un cancro che si lega all'altro cancro, quello che Camus chiamava il cancro delle sovranità nazionali, Albert Camus. Quando gli chiedevano, ma lei non vede che la sovranità nazionale è un fatto, esiste? Lui diceva, sì, anche il cancro è un fatto. Dice, non per questo noi non lo combattiamo. Esattamente la stessa cosa. Nell'Unione Europea di oggi le sovranità nazionali sono un cancro e l'Ungheria ne rappresenta la ragione più pura. Perché nel momento in cui noi dividiamo il mondo a strisce, l'Unione Europea a strisce e a strelle nazionali, e ognuno all'interno dei suoi confini può fare quello che vuole, è finita. Perché prima o poi altri, a fronte di questa concorrenza a ribasso, ad esempio pensiamo a quello che accade con questa legge del lavoratore di cui ho parlato, si ispireranno a questo e lo seguiranno. Guardate la Polonia, guardate il resto dell'Europa dell'Est, guardate che non c'è modo, se non si fermano questi regimi, di fermare questa deriva. Questo è un problema grandissimo. E Spinelli e Rossi lo avevano visto, perché scrivono una cosa che non ricorda mai nessuno, tutti, no, sottolineano il fatto che il testo di Rossi e Spinelli siano dei democratici intrisi di antidemocraticismo, come diceva Domenico Settembrini, altri ancora criticano, no, la tendenza latente all'autoritarismo nell'azione del partito federalista rivoluzionario, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dicono anche una cosa molto importante per la teoria democratica, dicono nel manifesto che è assurdo
è il principio del non intervento, secondo il quale ogni popolo dovrebbe essere lasciato libero di darsi il governo dispotico che meglio crede, quasi che la costituzione interna di ogni singolo Stato non costituisse un interesse vitale per tutti gli altri paesi europei. Questo c'è scritto nel manifesto di Ventotene del 41. I non democratici Spinelli e Rossi lo scrivono, perché hanno capito che non si può lasciare un pezzo del corpo con quello appunto che Camus chiamava un cancro. Vengo a, alle conclusioni. Allora, che fare? Che fare a fronte di questo fallimento? C'è un compito per chi fa cultura oggi e si occupa del manifesto di Ventotene. Noi siamo a fronte, a 80 anni appunto, la scrittura del manifesto di Ventotene, siamo a fronte di un uso continuativo del manifesto nel dibattito pubblico. L'ha stato riscontrato anche da altri, non è affatto morto, è più che presente. E non solo, siamo a fronte di un uso mitologico. C'è una sorta di forza mitopoietica connessa al manifesto di Ventotene, che è stata anche di recente sottolineata. Io penso al romanzo La macchina del vento di Wu Ming 1, che contiene una critica al manifesto di Ventotene, giusto o sbagliata che sia. Wu Ming 1 nella presentazione ha detto: c'è un uso, no, del manifesto di Ventotene da parte dell'Unione Europea mitologico, questa è tutta una cosa che non esiste, sono tutte invenzioni, non c'è nessun legame. Tutto vero, tra l'altro, tutto vero, c'è questo uso mitologico da parte delle istituzioni europee. La domanda però che mi interessa è perché proprio Ventotene? Perché quel manifesto? Sarà che quel manifesto, che tra l'altro non si chiama manifesto di Ventotene, ma appunto per l'Europa Libera Unita, e nel cambiare nome assume una certa immagine, quella dell'isola, no? Che già dà altri ricordi nella storia della letteratura moderna, che quel manifesto ha anche per un certo movimento che descrive al suo interno e per la forza degli enunciati, la forma anche linguistica che ha, il messaggio che se ne può trarre, ha in sé la possibilità di toccare delle corde che non sono semplicemente delle corde razionali o etiche, ma di toccare anche delle corde emotive. E se c'è questa possibilità in questo testo, che altri, non io, hanno trovato, perché lo usano, ne usano l'immagine, non bisogna fare molta attenzione a questi usi e misusi e combattere questa battaglia non per dire eliminiamo tutte le mitologie, perché una volta che qualcuno purtroppo muove la carta del mito non si risponde sul piano, credo, temo, la storia ci insegna, della semplice denuncia e critica, che pure è importante e si deve fare come nel caso degli usi appunto parte dell'Unione Europea, ma va fatto un ragionamento per far sì che il mito di Ventotene sia un mito federalista, che le emozioni che vengono suscitate da quell'immagine vengano connesse all'idea corretta che è veicolata da quel manifesto, non all'attuale Unione Europea, non alla difesa dell'esistente. E questa è una sfida culturale che viene già, tra l'altro, combattuta da alcuni federalisti. Penso al lavoro bellissimo col teatro che ha fatto Francesco Pigozzo, penso al progetto di Nicola Vallinotto di fare un libro di Ventotene per i bambini, eccetera, eccetera, eccetera. Si dovrebbe fare un film fatto bene, non come quella cosa fatto la Rai, che sinceramente è un po' triste, ma sono tutti passi in avanti che devono essere fatti, perché non si fa politica, e qui chiudo, forse, non so se è un elemento questo di leggera distanza da me e la professoressa Monticelli, dove io, no, la professoressa si ispira molto a un gigante del pensiero del Novecento come Husserl, che è un eroe della filosofia, che di fronte, no, alla grande crisi degli anni 30 rivendica tutta una tradizione che lo precede e cerca di salvarla. Altri nello stesso contesto hanno cercato altre strade per rispondere a quello, alla stessa sfida. Penso a Croce, ad esempio, faceva appello alla religione della libertà, no? Per giocare una religione contro un'altra, diceva, contro il barbarico Votan, no? A scrivere. È una cosa che io penso sia il caso di, su cui sia il caso di riflettere, su cui sia il caso di lavorare, sia quella non solo di salvare la ragione e l'etica della ragione, che adesso è connessa, questo rapporto ragione-etica, ma di salvare anche le emozioni, cioè di usarle nel verso giusto, di tutelarle, di non lasciarle ai nemici della Federazione Europea. Di non sottovalutare l'insegnamento di un altro maestro, molto più oscuro forse, ma molto importante, il Novecento, che è Georges Sorel,
quando parla di infezione della violenza, il mito dello sciopero generale. Quelle sono pagine saccheggiate da tutto il pensiero politico del Novecento, da Croce, Gramsci, Lenin, potrei andare avanti, Kashmir all'infinito. Sono prese da destra a sinistra al centro, è uno degli autori non a caso più letti del XX secolo, senza cui la politica del XX secolo secondo me non si capisce. Ma la questione del mito è una questione importante. E questo mito di Ventotene non deve essere assolutamente lasciato a chi non ha nulla a che vedere col federalismo. E io finisco qui il mio intervento. Vi ringrazio e poi ci sarà il dibattito. Grazie. Grazie mille a Tommaso Visione. Bene, cioè, c'è parecchia carne a fuoco. In realtà abbiamo già un buon numero di prenotazioni al dibattito. Alcuni sono in realtà delle citazioni che avete già fatto durante gli interventi e quindi diamo la possibilità sostanzialmente di intervenire a chi avete citato. Quindi darei immediatamente la parola. Ricordo che, e qui purtroppo per una questione banalmente di tempi e concedere poi ai relatori la possibilità di effettuare una replica, vi devo chiedere di stare in tempi molto ristretti per l'intervento adesso, quindi a chi do la parola ora purtroppo devo chiedere di stare in tempi molto ristretti, 5 minuti, ecco, di non sforare di più, perché sennò non riusciamo a dare il tempo ai nostri relatori per rispondere. Darei subito la parola per iniziare a Lucio Levi, che è stato chiamato, è stato anche citato dalla professoressa, e che sono felice che stia partecipando il professore a questo dibattito. Quindi se dalla regia gli possono dare la parola, io lascerei intervenire il professore per purtroppo 5 minuti, ecco, cioè il tempo insomma però di portare il suo contributo al dibattito. Audio. Sì. Prego. Grazie. Saluto la professoressa Roberta De Monticelli, che ha avuto da cui ho avuto il privilegio di essere citato, e la ringrazio per questo sorprendente ed eloquente, vigoroso intervento sul Manifesto di Ventotene, che appunto mi rallegro appunto non avevo mai avuto occasione di dialogare con una personalità così prestigiosa. Entro subito nel merito delle sue obiezioni, anche se in 5 minuti è difficile replicare. Ma appunto la prima cosa che vorrei dire è che il concetto che riassume il giudizio storico di Spinelli sulla nostra epoca, a mio parere, non è la crisi della civiltà, ma la crisi dello Stato nazionale. È un concetto che è stato introdotto nella cultura politica, nella battaglia politica, da Trotsky nel 1914, Krieg und Revolution, e da Einaudi nei suoi famosi immortali articoli sul Corriere della Sera, che mettono in evidenza che il problema storico della nostra epoca, quello che ha prodotto il nazismo e il fascismo, è la contraddizione tra lo Stato nazionale e la tendenza delle forze produttive, della società, dell'economia a superare le dimensioni nazionali. Di qui il declino del sistema degli Stati europei e l'ascesa di stati che hanno un ordine di grandezza diverso dagli stati nazionali, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, indipendentemente dalla struttura dei regimi politici di questi stati. E quello che Einaudi e anche Trotsky dicono, che l'imperialismo europeo della Germania è l'espressione negativa del bisogno di unità dell'Europa. Lo spazio vitale ricercato dalla Germania è l'espressione di questo salto di qualità che è determinato dalle forze produttive
che esigono il superamento dello Stato nazionale. Ecco. Detto questo, la Federazione Europea si pone come l'obiettivo politico. E questo non è banale, ma è un modo diverso di dire quello che ha detto Visone, ma anche la professoressa Monticelli, cioè che l'obiettivo del federalismo è quello di costituzionalizzare le relazioni internazionali, a partire dall'Europa, ma tendenzialmente coinvolgere tutto il mondo. L'ultima cosa che voglio dire rapidamente, su cui sono stato sollecitato ancora dalla professoressa De Monticelli, è il concetto di ideologia. Ideologia è una parola che ha due significati. Uno è quello evocato dalla professoressa, cioè il significato che gli dà Marx, no? Cioè automistificazione, falsa coscienza. Quindi una rappresentazione della verità, della realtà a metà vera e a metà falsa. Ma invece, come lo uso io e come l'ha usato Albertini, il concetto di ideologia è qualcosa di diverso, è sinonimo di Weltanschauung, visione del mondo, che appunto, se analizzata nelle sue componenti, come già anticipato Roberto De Monticelli, ha tre aspetti, uno di valore, uno di struttura e uno storico-sociale. E questo schema di analisi può essere applicato a tutte le ideologie, la democrazia, il socialismo, il liberalismo, tutte queste ideologie hanno questi tre aspetti, possono essere analizzate secondo questo schema concettuale, che si riferisce agli strumenti di analisi della storia che Albertini ci ha lasciato in eredità. L'aspetto di valore, cioè il pensiero kantiano, la definizione kantiana della pace, l'aspetto di struttura, cioè le istituzioni federali, che ha a che fare con quel processo di costituzionalizzazione delle relazioni internazionali di cui parlavo prima, e cioè l'idea della ragion di Stato, che appunto può essere assoggettata al dominio della ragione solo attraverso le istituzioni federali, come il primo che ha detto questo è Kant. E in terzo luogo il materialismo storico, cioè la grande transizione in atto all'epoca delle guerre mondiali è quella tra dagli stati nazionali a stati macro-regionali. E l'unità europea è l'espressione di questo tentativo di andare al di là dello Stato nazionale e quindi di seguire la scia degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica e poi della Cina e dell'India. Ecco, mi fermo qui, vi ringrazio. Grazie mille davvero al professor Lucio Levi per l'intervento e anche per la chiarezza e in realtà anche per la brevità con cui ha trattato le sue tesi e è riuscito a dare una risposta veramente in poco più di 5 minuti, quindi benissimo. E io darei adesso la parola a chi si è prenotato successivamente, quindi a Stefano Pietrosanti. Prego Stefano. Allora, ciao a tutti. Mi interessava commentare, quindi in qualche modo fare una domanda in particolare a quanto aveva detto Tommaso, ossia che riportava poi la posizione condivisa ampiamente tra i federalisti, per cui lo Stato europeo è una qualche forma di soluzione all'illiberalismo, cioè di spazio in cui è meno probabile, più facile controllare quello che poi Tommaso ha definito un cancro
che per esempio diciamo, le tendenze liberali di uno Stato come l'Ungheria. Ero curioso di sapere che cosa pensano coloro che hanno pensato a queste cose più di me, alla possibilità che invece diciamo, c'è nella storia d'Europa una fortissima corrente con radici profondissime, illiberale, cioè, anzi che poi ha ramificazioni di destra e di sinistra, destra nella reazione contro l'illuminismo, il parlamentarismo, e invece a sinistra nella reazione contro, diciamo anche nell'incapacità di interpretare che cos'è un'economia di mercato, come funziona, come si integra in uno Stato democratico. Ecco, gli europei, cioè gli europei, chi ha voluto l'Europa unita a un certo punto nel manifesto di Ventotene ha voluto dire guarda, se facciamo lo Stato europeo ci liberiamo di queste cose davvero? Oppure queste cose sono parte essenziale dell'identità europea che si esprimono, come si esprimono nelle azioni, si esprimeranno per forza se mai qualcuno riuscirà a fare uno Stato europeo in dimensione europea, e quindi lo Stato europeo sarà uno spazio in cui insomma ci sarà la stessa lotta politica che vediamo nelle nazioni, solo con maggior capacità di essere conseguenziali. Quindi se un qualcosa di liberale vincesse a livello europeo e potesse prendere in mano uno Stato europeo, farebbe molti più danni di quanto lo può fare a livello nazionale. Se invece si riuscisse a mantenere in uno Stato europeo insomma un legame alle radici liberali dell'Europa, potrà questo Stato europeo dominato da posizioni diciamo rispettose della libertà di vari possibili fronti fare molto di più di quanto possono fare queste posizioni quando si esprimono in un contesto nazionale. Però insomma, non vi liberate dei rischi, fantasmi non infestano le case, infestano le persone. Grazie mille. Grazie mille Stefano per l'intervento e per rispettare chiaramente i tempi in maniera veramente svizzera. Quindi do la parola a Antonio Longo. Antonio Longo, sempre Antonio, 5 minuti. Grazie. Mi sentite? Mi senti? Ok. Sì, grazie. Volevo toccare due punti. Il primo punto è quello della ideologia e il secondo è quello della crisi di civiltà. Sul primo punto, in aggiunta alle cose che ha già espresso Lucio Levi, sulle quali concordo, vorrei fare un'osservazione banale. Se noi oggi siamo qua a parlare di queste cose, è perché ci sono state due cose fondamentalmente. Primo, un processo di unificazione europea, che se ne dica si è affermato, il che vuol dire che il corso sovranazionale della storia, ecco, auspicato sia da Spinelli che da Albertini, oramai è già affermato. Il processo di unificazione europea è la più lampante dimostrazione che si è avviato un corso sovranazionale della storia, che pensa che sia possibile superare la democrazia nazionale con una democrazia sovranazionale, che riconosce dunque che lo Stato nazionale è un fatto storico in via di superamento. E questo appunto è, partendo da questa considerazione, si capisce poi il secondo aspetto, vale a dire che è nato in questi 70, in questi 80 anni un movimento politico che si occupa di queste cose. E questa considerazione, il fatto stesso che noi siamo qui a parlare di queste cose, sta a significare che un movimento politico ha cercato di pensare la storia. Cioè, non siamo in presenza di singole individualità come poteva essere Spinelli o altri, ma un movimento politico fatto da tante persone, ecco, è necessariamente deve cercare di, se vuole fare una battaglia di lungo periodo, deve pensare a come rappresentarsi la lotta politica, ma anche il processo storico. Quindi la ideologia è,
diciamo, se non piace questo termine, si può usare quello che usava lo stesso Albertini, vale a dire pensiero politico attivo, vale a dire un insieme di categorie concettuali che ti consentono di interpretare la storia, il processo politico e quindi dare un senso alla tua battaglia. Questo io credo che sia un fatto ineliminabile che è presente in tutte, tra virgolette, le ideologie del passato, no? Da quella del movimento operaio a quella del movimento liberale. Tutti quanti hanno sempre cercato di diciamo, dare un senso alla storia facendo le cose e cercando di perseguire gli obiettivi che avevano in mente, perché questi obiettivi necessariamente erano in sintonia con una certa visione della storia. Quindi l'ideologia è un fatto intesa nel senso come, diciamo, pensiero politico che cerca di rappresentare, di interpretare la fase storica che stiamo vivendo, è un fatto diciamo connaturato a una battaglia, soprattutto se si considera una battaglia di cambiamento o rivoluzionaria, chiamiamola così. Quindi non possiamo dimenticare che stiamo vivendo appunto il processo di unificazione europea è la più lampante dimostrazione che, ecco, questa battaglia per l'unità europea ha avuto un senso e è stata, a mio avviso, di successo. Perché è vero che, qui non voglio entrare nella discussione se oggi la federazione c'è già o non c'è già, non c'è ancora, quanta ce n'è, quanta ne manca, ecco, ma comunque è indubitabile che quello che si è avviato a partire dal 1950 e anche sull'ispirazione del manifesto di Ventotene ha realizzato già un assetto di natura federale dell'Europa. Ecco. Brevemente su Tommaso Visone, sì, quello che tu dici sulla crisi del diritto, sì, è vero, c'è l'Ungheria, ma insomma nella federazione americana abbiamo avuto addirittura, altro che Ungheria, abbiamo avuto una guerra di secessione, c'erano un certo numero di stati che non volevano eliminare diciamo la schiavitù, ma c'è stata una grande battaglia, anzi hanno fatto la guerra, no? C'è stata la battaglia politica, è stata lunghissima. E questo che vuol dire? Beh, in Europa dovrà succedere esattamente la stessa cosa con l'Ungheria o con la Polonia. Perché fermarci all'oggi? Bisogna innescare un processo politico che porti al superamento di quegli stati liberali, e la cosa è fattibile, non è impossibile. Questa non è la dimostrazione del fatto che l'Europa non c'è, assolutamente. L'esempio degli Stati Uniti è lampante da questo punto di vista. Quindi l'Europa in un qualche modo si è già fermata, e questo giustifica anche la necessità di rappresentarla in un qualche modo attraverso un pensiero politico. Chiamiamolo così, se il termine ideologia può equivocare, può creare degli equivoci. La seconda cosa è brevemente sulla crisi di civiltà. Io credo che noi siamo in presenza di una... la crisi di civiltà nel manifesto di Ventotene era sostanzialmente il fatto che lo Stato nazionale blocca il processo politico verso un progresso nella misura in cui schiaccia i valori di libertà, democrazia, giustizia, eccetera, eccetera, no? Ecco, e il nazionalismo è l'espressione di questa divaricazione tra la libertà, la democrazia e la giustizia a livello nazionale, che non si può compiutamente realizzare proprio perché c'è lo Stato-nazione che è uno Stato a sovranità assoluta, eccetera, eccetera. Beh, tutto questo è vero. Oggi, a mio avviso, siamo in presenza di una seconda crisi di civiltà. Questo primo aspetto della crisi di civiltà, come lo Stato-nazione che blocca il progresso, si manifesta ancora a livello degli Stati-nazione continentali. Lo diceva prima Giulio Saputo, se non ricordo male, no? Quindi
lo Stato-Nazione è ancora un ostacolo al progresso della civiltà, blocca ancora il progresso, ecco, ma accanto a questo c'è anche un secondo aspetto della crisi di civiltà che è rappresentato anche dal fatto che il modo di produrre e di vivere, ecco, blocca l'avanzamento proprio perché ha messo in crisi, diciamo, il rapporto tra l'uomo e la natura nel nostro pianeta. Questo qui è un altro aspetto di civiltà, di crisi della civiltà, che è forse una cosa nuova, ecco, che va coniugata, a mio avviso, con la crisi di civiltà che è presente dentro il manifesto di Ventotene. Ma entrambe, sia l'una che l'altra, hanno come centro lo Stato nazionale e il nazionalismo come il blocco del processo di avanzamento e addirittura, nel nostro caso, la messa a rischio della sopravvivenza dell'umanità come specie, ecco, sul nostro pianeta. Entrambe hanno questo elemento dello Stato nazionale, vale a dire della sovranità assoluta, come impossibilità di poter creare una democrazia sovranazionale a livello globale. 70 anni fa era a livello europeo, adesso a livello globale. Quindi il tema della crisi di civiltà... Dovresti concludere, appunto, grazie. Ho terminato dicendo che appunto la crisi di civiltà oggi andrebbe ripresa anche secondo questo secondo aspetto. Grazie mille davvero Antonio, e tu hai portato secondo me anche un argomento che effettivamente non era stato approfondito, questo aspetto della crisi della civiltà, di cui si può approfondire senz'altro ancora. E darei la parola adesso all'ultima che si era prenotata per dare poi la possibilità di replicare ai relatori, che è Antonella Braga. Prego Antonella. Bene, salve a tutti. Io intervengo prima di tutto dicendo che il dibattito è stato molto interessante e che ci vorrebbe più tempo a disposizione per approfondire alcuni temi che sono stati affrontati. Sicuramente la questione, ad esempio, dell'ideologia è una questione molto complessa. Io personalmente mi sento più vicina alle posizioni espresse dalla professoressa De Monticelli, però non credo che questo sia oggi il tema, diciamo, che è stato proprio messo all'ordine del giorno. Perché quello che a noi interessa, almeno parlo a titolo personale, ma credo anche al gruppo che ha promosso questi incontri, è che sia data una lettura ideologica nel senso negativo del manifesto, cioè una lettura ossificata e automistificante, che non tenga invece conto di tutta la ricchezza culturale e politica che c'è nel manifesto. Personalmente invece credo, da studiosa di Rossi ad esempio, che bisogna sempre sottolineare, per questo ringrazio anche Tommaso Visone, che il manifesto è l'esito di un incontro di culture politiche diverse, di punti filosofici anche diversi, in cui le componenti di Rossi e di Colorni stesso non vanno dimenticate. Per esempio c'è un bellissimo saggio di Luigi Zanzi, che è in un libro di Zucca dedicato a Colorni, che si intitola appunto Colorni federalista tra storia e filosofia per una critica della ragion politica in prospettiva federalista. E in questo saggio vi leggo un passo perché secondo me è fondamentale per capire come una lettura esclusivamente spinelliana o albertiniana del manifesto sia, a mio avviso, controproducente e riduttiva. Cosa scriveva appunto Zanzi? Non è stato compreso il modo con cui Colorni ha pensato in termini critici il federalismo, cioè il modo in cui egli ha fatto del federalismo non un'ideologia, come purtroppo stanno facendo oggi alcuni federalisti, ma semplicemente un punto di vista teorico e operativo per capire il mondo e per capire che cosa si possa fare per risolvere alcuni problemi della situazione politica in cui di volta in volta ci troviamo alla luce di taluni ideali di civiltà. Mi sembra che sia la risposta perfetta a quello che poi veniva dicendo la professoressa De Monticelli parlando di vita esaminata e di confronto continuo tra realtà e valori alla luce della ragione. E vorrei ricordare anche che a pagina 305, anzi, dell'autobiografia di Spinelli chiarisce perfettamente come appunto la componente neoilluminista, il pensiero illuminista, sia una delle matrici del pensiero da cui esce poi il manifesto, e rifà questo pensiero all'insegnamento di Ernesto Rossi, e lo scrive esplicitamente. E anche qui le parole sono molto interessanti, perché dice:
Per Ernesto Rossi valeva l'applicazione della grande regola del pensiero illuminista, la quale esigeva che ogni cosa umana che gli apparisse in qualche modo non conforme a quegli ideali fosse portata dinanzi al Tribunale della Ragione. Se il giudizio fosse stato di condanna, si sarebbe dovuto proporre qualcos'altro di meglio per correggerlo o sostituirla del tutto. E quindi poi va avanti, ci sono cose interessanti anche appunto contro la filosofia della storia e contro l'astuzia della ragione hegeliana. Ma detto questo, la cosa importante è che noi federalisti impariamo a rifarci al pensiero anche molto appunto teorico e politico, ma vivo del manifesto, per confrontarlo con la realtà che di volta in volta ci troviamo di fronte e non chiuderlo dentro a un'ideologia che magari può essere, a mio avviso, anche riduttiva. Grazie. Grazie Antonella, rubo un attimo la parola a Giulio, giusto per dire in conclusione di dibattito e poi dargli appunto la possibilità di lanciare le repliche da parte dei relatori, che non sono arrivate vere e proprie domande su Facebook, ma alcuni commenti che ad esempio vi dico velocemente. Giuseppe Brivio, che condivide quanto detto da Lucio Levi e da Antonio Longo, e crede che si debba ricordare anche il ruolo sia di Eugenio Colorni e di Ernesto Rossi, come appunto ha appena detto anche Antonella Braga, cui concorda anche con Antonella. E l'altro commento di Maria Antonia Sciarrillo, che iscritta dell'MF di Ancona, che dice che ringrazia il professor Visone per il suo riferimento alle emozioni e per il coraggio di averne parlato. Detto questo, non ho altre prenotazioni nella chat di Zoom, non ho altre domande o interventi su Facebook, quindi restituisco un attimo la parola a Giulio e poi andiamo avanti. Benissimo, darei allora la parola subito alla professoressa De Monticelli. Purtroppo abbiamo dei tempi molto ristretti, direi di rispondere nelle repliche ai relatori massimo in una decina di minuti, ecco, quindi provate a rispondere in 10 minuti se riuscite per concludere questo dibattito. Quindi prego professoressa. Certo, grazie, ma volentieri. Allora, una delle grandi linee, diciamo così, di confronto è venuta fuori fra, diciamo così, storicismo e illuminismo, ma questa neo-illuminismo, peraltro, visto che sono state appena citate le emozioni, quando si parla di assiologia e di esperienza morale, beh, come l'organo, diciamo, per vedere le qualità sensoriali, diciamo, sono la vista, il tatto, i 5 sensi, è così l'organo per l'esperienza morale, più in generale assiologica, è proprio il sentire affettivo, le emozioni precisamente. E certo, qui la grande paideia, no? Ecco, va bene, chiudiamo questa parentesi. Appunto, questo è l'elemento neo-illuministico, così importante, così centrale, proprio anche, se volete, nelle grandi pagine, se volete, notturne, fra virgolette, di Spinelli. Detto questo, la controparte di questa opposizione che si è delineata, possibile, diciamo, chiavi di lettura, diciamo, è certo, se il poco che la nostra ragione può fare nella storia sia operato da noi attraverso naturalmente tutto quello che consente di incarnare la nostra ragione e soprattutto le sue norme, e quindi attraverso le istituzioni, e quindi va il grande tema federalista o istituzionale, ecco, ma appunto se la nostra ragione sia in ultima analisi gestita da noi gli individui, o viceversa, se ci siano delle grandi forze, diciamo, che comunque trascendono le coscienze e le volontà e le libertà individuali. Allora, non a caso, per rispondere a Lucio Levi, che ringrazio veramente per avermi preso sul serio, cosa che francamente non è detto sia ovvia, io ho parlato appunto di civiltà della persona. Civilizzazione. Ecco, civiltà della persona, e siccome non ho potuto concludere quello che avevo in mente di dire, ecco, perché questo sarebbe importante per una sinistra approfondire?
Quindi uscendo forse, questa è mia opinione, diciamo, da uno schema fondamentalmente marxista o addirittura trotskista di interpretazione della storia. E faccio una parentesi su ideologia, siamo d'accordissimo, non ci fermiamo sui termini. Si tratta certamente di, diciamo così, modi di interpretare la storia e i processi politici, il problema è come. E quindi come? Ecco, quello che non sono riuscita a dire è che il grande tema spinelliano della crisi della civiltà è la fragilità delle democrazie, che ha radici, è profonde nella fragilità delle persone. Dice Spinelli, l'uomo civile è un prodotto complicato e fragile. Dov'è questa fragilità? E allora, rapidissimamente, la lettura spinelliana del nazismo è molto, ma molto più simile a quella che in questi anni ne facevano i fenomenologi. Rimando in particolare a Aurel Colnay, le sue opere del 34 e del 38, contro appunto e sull'analisi delle ideologie naziste, eccetera. Cioè l'idea, attenzione, ecco, lasciatemi leggere questo passo molto Ernesto Rossiano di Spinelli, e cioè troppe costruzioni razionali aveva visto crollare, dice Spinelli di Rossi, per credere che nella storia fosse scritto alcun progresso necessario o anche solo irreversibile della ragione. Aveva, come me, assai forte il senso dell'oceano insondabile di irrazionalità, di ferocia, di stupidità, di ignoranza, di desiderio di morte da dare, da incontrare, ed altro ancora. Era assai consapevole che il piccolo mondo luminoso della ragione creato dagli uomini emerge da questo caos, il quale si agita perennemente intorno ad esso, minacciando di inghiottirlo ancora. Ora, la sua analisi nei testi che voi conoscete a memoria, insomma, dell'avvento del nazismo, veramente ha un aspetto istituzionale, ma in più in profondità ha un aspetto davvero di questo richiamo, diciamo, a quello che sta sotto il processo di umanizzazione nel senso di umanistico, quel processo che lui ritrova da Socrate attraverso Riforma e Rinascimento, se possiamo parlarne oggi senza vergogna, fino all'illuminismo, va bene? Questo processo di che cosa? Di acquisto. Di una sovranità che, attenzione, non è soltanto morale, soltanto civile, soltanto politica, ma è una sovranità esistenziale, vocazionale, dei talenti, ma i talenti naturalmente possono svilupparsi e fiorire soltanto se le istituzioni, cioè il tipo di società giusta e libera, se c'è, offre occasioni. Qui dietro c'è Durkheim, c'è l'idea di un passaggio dalle società primitive, cioè tribali, cioè castali, cioè, ma possiamo anche dire, riferendoci ai tempi nostri e alla nostra società, le società mafiose, le società consortili, le società non normate da rapporti, diciamo così, appunto da una costituzionalizzazione sia dei rapporti interindividuali che di quelli internazionali. Allora, quello che voglio dire è che l'analisi che lui fa del nazismo non è tanto la crisi dello Stato, quanto, diciamo, il riemergere di questo oceano di irrazionalità, favorito naturalmente dalla impotenza delle istituzioni democratiche nazionali a reggere questa pulsione terribile, degli impulsi che viene e si diciamo scatena quando vengono meno precisamente le come posso dire, i fini, gli ideali per cui non vengono più implementati, gli ideali per cui la società democratica esiste, che è poi che cosa? Il circolo virtuoso di rendere a sempre più persone possibile il diventare adulti, e quindi voglio dire il diventare anche esistenzialmente come posso dire sovrani e responsabili, quindi. E ecco, allora è questo che voglio dire, questo che secondo me la sinistra
dovrebbe in qualche modo approfondire, comprese le grandi analisi dell'immenso sviluppo, delle potenzialità, diciamo così, di sviluppo e di realizzazione degli individui, che precisamente la sempre più complessa rete delle dipendenze internazionali consente, se la normatività giusta viene, diciamo così, inserita in questo, in questi meccanismi. Ecco, allora il discorso è complesso, però anche questo è un lato da riguadagnare. E quindi scusate, ma il resto che voglio dire è implicito in questo, e quindi mi fermo qui. Grazie. Che è successo? Che è successo? Mi sono sconnessa? Mi sentite? No. Eccomi. Stavamo scollegando l'audio. Eccoci. Esatto. La parola a Tommaso Pisone. Prego, Tommaso. Sarò telegrafico. La professoressa ha toccato un punto importantissimo adesso, quando ha parlato appunto della fragilità delle persone, l'importanza appunto della loro formazione e tutto questo discorso appunto dell'insondabile oceano, no? A cui si riferiva citando il bel passo di Spinelli, ed è una risposta a Stefano questa, cioè Stefano ovviamente ha ragione, nel senso, nella misura in cui non sono le istituzioni che salvano in ultima istanza gli uomini, no? Come Fortini, ma poi ci devono stare gli uomini dietro i Fortini, e se no non funziona, il che non significa che le istituzioni siano inutili, tutt'altro. Cioè non è che c'è una risposta definitiva ai problemi umani nella storia, ma credo che questo valga per tutto. Ci sono soltanto risposte progressive a problemi che progressivamente si pongono, no? Nuovi problemi, nuove risposte. Quindi io non credo che la soluzione dello Stato federale sia una soluzione definitiva, cioè che cancelli ogni probabilità di quell'evento. Credo solo che lo renda molto più improbabile. Credo che sia un vantaggio e non uno svantaggio, che sia più un vantaggio che non uno svantaggio in questo senso. Ecco. Ovviamente poi alle spalle cosa c'è? C'è la formazione delle persone, c'è la formazione del cittadino, c'è la formazione anche psicologica e emotiva, ma è più facile avere una formazione psicologica e emotiva che vada nel senso di una tutela di quei principi di libertà con lo Stato federale che senza. Questo è, secondo me, il punto dirimente, ecco, per risponderti, Stefano. Quindi io continuo a difendere questa come soluzione, ma non come soluzione assoluta, come una soluzione che aiuta ad affrontare il problema. Ma l'Europa c'è costantemente. Quale Europa c'è? Cioè, non mi interessa minimamente che esista l'Europa, se l'Europa aiuta a ricreare lo schiavitù dell'uomo sull'uomo, a evitare ai migranti di giungere magari in Europa, se l'Unione Europea, no, non collabora, ad esempio, a politiche più umane sulla migrazione, se non collabora a difesa dello Stato del diritto, se non collabora alla tutela della democrazia, non mi interessa un'Europa. Il fatto che si dia il termine Europa a una cosa che in questo senso, secondo me, ha molto da insegnare, sono autore su cui ho lavorato, quindi perdonate se parlo di lui, non parlo di altri, ma lo conosco meglio di altri. Camus diceva sempre: l'Europa borghese, l'Europa della libertà, l'Europa ce l'aggettivava. Allora, io credo che per l'Europa democratica, che è l'unica che mi interessa. Tommaso, ti abbiamo perso diverse volte. Serva la Federazione Europea. Si sente? Abbiamo perso un passaggio qualche secondo fa perché... Ok, voglio semplicemente dire che conta aggettivare l'Europa, cioè dargli un contenuto a questa Europa. Parlare solo di Europa, avere l'Europa, poi bisogna vedere che Europa è, nel senso che avere un'Europa dispotica non mi interessa, avere un'Europa che consenta la violazione dello Stato del diritto è peggio quasi che non averla, perché diventa una legittimazione in più. Allora, bisogna l'appello nuovo all'altezza delle sfide del nostro tempo solo se lo spostiamo anche a livello europeo e diamo vita a una piena democrazia multilivello. E non ci siamo ancora riusciti e ne subiamo le conseguenze. Siamo in un circolo
circolo vizioso, ma non virtuoso. Non c'è nulla da essere contenti dell'aver realizzato un pezzo di Europa se rischiamo poi di andare a sbattere, nonostante il Recovery Fund. Il Recovery Fund, come ha scritto Federico Fabbrini, rischia di essere una rondine che non fa primavera, e ha assolutamente ragione. Se a questo non seguirà un'iniziativa di tipo trasformativo sui trattati e quindi direi ricostituente, noi ci troveremo con un pugno di mosche e torneremo a prima o peggio di prima. Non crediate che sia finita la stagione dei movimenti euroscettici, nazionalisti, eccetera, eccetera. Si è semplicemente momentaneamente arrestata. Se non si risolve il problema della rinascita della democrazia in questo continente, tutto quello tornerà, e non solo tornerà, vi penso purtroppo che vince. Perché è un classico? Perché i classici, come ci diceva un importante studioso che è Osip Mandelstam, il classico è ciò che ancora ha da venire, no? Ci apre uno spazio per il futuro, per pensare il futuro, immaginare il futuro. Allora noi, tramite la lettura del classico, tramite lo studio del classico, riusciamo a immaginare delle nuove soluzioni. E qui mi viene in mente una battuta su questo, proprio che si può riferire anche a Manifesto 23enne, di Walter Benjamin, che scrive nel 34: una tempesta spira dall'oblio e lo studio è una cavalcata che muove contro di essa. Ecco, questo è il compito da svolgere, a mio avviso, riprendendo in mano per studiare le pagine dei Manifesti 23enne. Credo di aver risposto. Grazie mille Tommaso. Ci sono stati qualche problemi di linea e di connessione, ma abbiamo capito il contenuto del tuo intervento. Quindi ne approfitto per ringraziarti e ringraziare la professoressa per gli interventi, per la chiarezza e per l'approfondimento del dibattito di altissimo livello che ci avete concesso di fare. Ringrazio chiaramente tutti gli intervenuti che hanno preso la parola e hanno permesso di approfondire questo dibattito sempre su questo alto livello, e ringrazio tutti i compagni e gli amici che sono intervenuti precedentemente e hanno lavorato all'organizzazione di questo evento. Certo che la crisi della civiltà europea, diciamo, il concetto di crisi di civiltà è un argomento molto complesso, per cui per approfondirlo si richiederebbe chiaramente perlomeno un seminario o un corso ad hoc probabilmente. Però ecco, cioè, è un argomento complesso che si può affrontare da tantissime sfaccettature, ne abbiamo rivelate solo alcune, ma si può senz'altro continuare a approfondire. Ed è un concetto che è più attuale che mai, secondo me, come lente per interpretare il reale che abbiamo davanti, come appunto ci ricordavano entrambi i nostri relatori, per guardare all'Unione Europea come un processo in corso ancora da completare e ancora con tutte le sue contraddizioni. Io vi saluto rimandandovi all'evento del prossimo, diciamo, dibattito del Meeting Point, che sarà il 28 marzo, sarà è sulla proposta di riforma sociale del Manifesto di Ventotene, no? Sempre in questa serie di eventi che vengono inseriti all'interno chiaramente delle nostre celebrazioni, diciamo, dell'ottantesimo Manifesto di Ventotene. Parleremo dei diritti sociali e delle nuove forme di welfare, lo faremo con Diletta Lese dell'Executive Board della JEF Europe, Luca Visentini, che è segretario generale della Confederazione Europea dei Sindacati, Marcella Corsi dell'Associazione Economia Civile, e con Alberto Maiocchi, che è professore dell'Università degli Studi di Pavia. Quindi, in attesa di rivedervi il prossimo 28 marzo, io vi saluto e vi ringrazio ancora tutti. Ciao a tutti.